Amici sportivi, appassionati di hockey su pista, buonasera da parte di Stefano Blanchetti e Stefano Zamperin. Benvenuti al Pala Castellotti di Lodi per questo super posticipo che va a completare la 22esima giornata del campionato di Serie 1. È di fatto il super classico dell'hockey italiano, almeno per quanto riguarda le ultime stagioni, e anche quest'anno mette in palio il primo posto che stasera, insomma, nei 50 minuti che stiamo per andare a vivere, decreterà chi tra le due formazioni balzerà in testa alla classifica. Amatori Vasken Lodi contro GDS Impianti Forte dei Marmi, quanto di meglio, insomma, può offrire e ha offerto nelle ultime annate l'hockey italiano? Chiedo subito a Stefano, per entrare un po' nei temi della gara, ci sono tutte le carte in regola per assistere ad una grandissima partita posta in palio alta, due grandissime squadre, insomma ci aspettiamo un grande spettacolo. Sì, un grande spettacolo, Stefano, perché questa sera, insomma, sono un po'... ormai sono arrivate a tre le squadre che sì, possono conquistare questo scudetto, a mio modo di vedere. Il Forte dei Marmi è sicuramente più in spinta del Lodi. Il Lodi non deve ritrovarsi, deve solo ritrovare gli automatismi che aveva trovato per 5 mesi, che ha mancato l'ultimo mese, ma penso che siano capaci i giocatori di Gigio Bresciani di cambiare il ritmo quando bene meglio crede. Penso che il Forte dei Marmi abbia qualcosa in più in questo momento, ma gioca fuori casa, ha pressione perché se nel primo posto deve sempre confermarti, e quindi adesso magari ci vediamo l'intervista di Alberto Orlandi, che è stata molto interessante proprio perché l'ho stimolato proprio su questo punto, e niente, la regia ci può agevolare. Esatto, allora cominciamo subito a entrare nel vivo della serata mandando l'intervista che ha realizzato Stefano Zamperin con il tecnico del Forte dei Marmi, Alberto Orlandi. Alberto Orlandi, allenatore della GDS Impianti Forte dei Marmi. Questa sera una partita di primo pelo, perché c'è la sfida per il primo posto praticamente tra voi e il Lodi. Voi arrivate da un ottimo momento, da una grande spinta, da una seconda parte di stagione eccezionale, perché siete la miglior squadra insieme al Trissino. Quali sono i tuoi piani per questa sera? Ma, intanto venire al Lodi e vederlo tutto vuoto, il palazzetto, mi fa un certo che dopo tanti anni vissuti come giocatore mi dispiace per tutta la situazione, e non vedere la curva piena e gli spalti tutti. Apro e chiuso parentesi, tanto per fare un po', diciamo, tirarsi sul morale per altre cose, che comunque stiamo giocando. Sì, come detto te, è partita importantissima e ci giochiamo il primo posto, perché chi vince stasera, secondo me, quasi al 100% finisce la regular season al primo posto. Niente, grandissimo rispetto, sappiamo della forza del Lodi e vediamo quello che succede. Abbiamo lavorato bene, e veniamo da un morale alto della vittoria contro il Trissino per l'accesso alla Final Four di Coppa Italia, quindi niente, ce la giochiamo, vediamo che succede, dai. I tuoi attaccanti hanno iniziato finalmente a segnare dopo la prima parte un po' sottotono, ma ci sta, aveva anche tanti infortuni, quindi è tutto un periodo che si è sbloccato praticamente per la vostra squadra. Cosa deve lavorare ora il Forte? Al ritmo, alla potenza? Abbiamo visto le tue squadre che sono votate all'attacco. Ma io quello che chiedo ai miei giocatori, che vorrei arrivare primo in tutte, diciamo, le classifiche, la classifica generale e tutte le sottoclassifiche, quindi primo posto in regular season, miglior difesa, miglior attacco, capocannoniere e miglior portiere. Questo è l'obiettivo che io vorrei e che per ora ci stiamo riuscendo. Quindi quando ci sono questi numeri, per forza una squadra deve essere prima. Il Lodi ha dimostrato di poterla vincere magari in pochi minuti. Abbiamo visto proprio che la sua specialità è attaccare per pochi minuti, ma molto intensamente. Hai fatto qualcosa per contrastare questa caratteristica della squadra di Gigio? Ma quello che dici te è perché c'ha dei giocatori importanti con delle caratteristiche tecniche e fisiche importanti al top in Italia e anche in Europa, quindi c'è da stare attenti. 50 minuti non sono solo attimi, perché queste partite qui è vero che tante volte si decidono sugli episodi, però con certi tipi di giocatori in ogni momento dei 50 minuti c'è da stare con le antenne belle dritte e stare super concentrati. In bocca al lupo, Alberto, buon proseguimento. Grazie, buonasera a tutti.
E diceva giustamente Alberto Orlandi, Stefano, faccio anch'io questa piccola parentesi perché proprio io e te eravamo qua 3 anni fa a commentare una delle tante finali scudetto che Lodi e Forte di Marmi hanno giocato in un ambiente decisamente diverso. Adesso vedere veramente il Palacastellotti così con nessuno sugli spalti fa sempre un certo effetto. Forte di Marmi che arriva da 7 risultati utili consecutivi, le ultime 4 vittorie, e diceva giustamente Orlandi, adesso c'è quelle sottoclassifiche di cui parlava, sono tutte diciamo occupate dai giocatori, perché Gnata miglior portiere, Ambrosio capocannoniere, e loro sono primi. Questo è il roster che porta su a Lodi stasera Alberto Orlandi, Riccardo Gnata e Leonardo Bertozzi, i due portieri, maglie 22 e 74, poi il capitano Davide Motaran, Lorenzo Giovannetti, Federico Ambrosio che è uno dei tanti ex di questa partita oltre che capocannoniere del campionato, Jordi Burgaia, Xavi Rubio, Marti Casas, Morgan Antonioni e Giacomo Maremmani, anche lui appunto con un trascorso in giallo-rosso. 4 vittorie consecutive per il Forte dei Marmi, dall'altra parte un Lodi, adesso andremo a sentire le parole anche di Gigio Bresciani, un Lodi che invece arriva da un solo punto nelle ultime 2 partite, 2 sconfitte nelle ultime 5, ha un po' rallentato, di fatto la sconfitta di Monza di sabato scorso è quella che gli è costato poi il primato. Senza ombra di dubbio, certo è una sconfitta che non può pregiudicare un anno e neanche una stagione, è un campanellino d'allarme, ma ci sta, perché secondo me è meglio perdere ora che non magari fra un mese, quando ci sono veramente le partite dentro o fuori. Assolutamente. Allora, mentre entra in pista la formazione giallorossa, mandiamo l'intervista con Pierluigi Bresciani. Pierluigi Bresciani, allenatore dell'Amatori Vasca e Lodi. Gigio, oggi è una bellissima partita, lo scontro per la prima posizione della classifica di questa stagione regolare, mancano 4 partite, ormai alla fine. Quali sono i tuoi piani? Come sta la tua squadra? La mia squadra sta bene, abbiamo avuto queste tutto il resto, però insomma veniamo da 2 mesi fantastici e adesso abbiamo questa partita che veramente ci può riportare le prime classifica. Cercheremo di giocarla divertendoci, senza patteni d'animo, perché comunque la stagione non si conclude. L'abbiamo preparata bene, abbiamo lavorato bene, abbiamo fatto tutto bene, stasera speriamo di metterlo in atto, se il Fortunami ce lo permetterà, però sappiamo che sono 2 grandi squadre e penso che sarà una bellissima partita. Avete iniziato in maniera super in questo campionato, siete stati la miglior squadra nella prima parte fino a dicembre, prima della pausa dei campionati, poi nella seconda parte avete probabilmente perso alcuni punti, però ci sta, in un campionato lungo, 26 giornate, ci sta di rallentare un po' la corsa. Sì, perché comunque bisogna arrivare quest'anno alla Coppa Italia a fine aprile, poi c'è, non sarà sempre, comunque lavoriamo anche per non averle cali, un pochino sotto certi punti di vista abbiamo perso qualche punto, però fa parte del gioco, quest'anno è così, non è semplice, abbiamo avuto degli infortuni che ci hanno un po' rallentato la crescita della nostra squadra, che praticamente è una squadra nuova, praticamente lavorando per crescere. Infatti la vostra forza è stata proprio l'amalgama immediatamente trovato dopo poche giornate. Come si affronta adesso questa seconda parte del campionato? Fra 2 mesi praticamente si decide praticamente tutto, l'attacco è molto buono, la difesa anche. Cosa può mancare a questo Lodi? No, Lodi manca proprio che ogni tanto siamo una squadra che giovane, perché è giovane, e poi ogni tanto ancora, detto, siamo in cantiere, perdiamo un po' il filo del gioco, ma è quello che stiamo lavorando tutti insieme tranquillamente. L'importante è arrivare a fine aprile veramente al top, che non è semplice perché abbiamo un calendario difficile, però non è detto che vincendo stasera noi si possa rimanere primi, questo non è detto, perché abbiamo delle partite importanti, difficili, però insomma stasera vinciamo e poi si vedrà. Bocca al lupo, grazie. Forte permettendo, però bocca al lupo. Grazie. Allora abbiamo sentito Stefano, Pierluigi Bresciani e Alberto Orlandi, che sono grandi amici, uno è stato l'allenatore dell'altro, hanno vinto insieme, sono stati compagni di squadra e campioni del mondo insieme nel 97 a Wuppertal. Uno dire non è detto che stasera se vinciamo la partita siamo primi, e quell'altro ha detto stasera invece 100%. Sì, sono anche 2 personalità completamente, certo, diverse, sono, e mostrano anche 2 occhi
a mio parere molto diversi, ma vediamo. Assolutamente, questa è la formazione dell'Amatori Vasken Lodi con Valentin Grimaldi e Riccardo Porchera, i due portieri, poi vedete Andrea Gori, Domenico Illuzzi il capitano con la maglia numero 9, Alberto Greco, Elia Cinquini, uno degli ex della gara, Jordi Mendez, Mattia Gori, Francesco Compagno e l'altro grande ex Eric Torner, l'allenatore appunto Pierluigi Bresciani. Lodi che arriva a questa partita, come detto, addirittura in terza posizione dopo essere stato a lungo in testa, perché abbiamo parlato di Lodi e Forte dei Marmi, ma in mezzo in questo momento in una posizione di spettatore assolutamente privilegiato c'è il Trissino di Nuno Resende, che adesso è secondo e, come hai detto tu, insomma è il terzo incomodo tra le due grandi pretendenti che può assolutamente dire la sua. E infatti vediamo, grazie all'ottimo ausilio della regia, la classifica con il Forte davanti a tutti con 49 punti, Trissino 48 e Lodi 47. Queste le formazioni che, secondo anche Stefano, insomma, saranno le candidate a giocarsi un po' il titolo fino alla fine. Poi vediamo grande bagarre dalla quarta di fatto fino all'ottava posizione, può cambiare ancora tutto, perché ricordiamo al termine di questa giornata mancheranno ancora 4 partite. 49 punti il Forte, 47 il Lodi, dunque si gioca il primato. All'andata era il 5 dicembre, vinse il Forte 4-3 nella partita che diede di fatto il rinizio della stagione hockeyistica dopo la pausa di un mese per l'aggiornamento dei protocolli. Fu una bella partita, come sicuramente ci aspettiamo stasera, e ti chiedo, Stefano, se, visto che da una parte sono i due migliori attacchi del campionato, in due hanno segnato 225 gol, cioè numeri spaventosi. Da una parte ci sono Ambrosio e Casas, 64 gol, dall'altra Illuzzi e Mendez, 59. Sono due grandi attacchi, e allora per questo ti chiedo, potranno essere proprio le difese la chiave di questa partita? Sì, saranno sicuramente delle chiavi, perché ci troviamo davanti a due portieri, signor portieri, cioè un finalista mondiale e un semifinalista mondiale, quindi non è assolutamente da non sottovalutare. Faccio notare però che l'anomalia in queste statistiche è Illuzzi, perché sì, sta facendo, tu lo conosci meglio di me perché lo segui ogni sabato, ma sta facendo una stagione, penso, tra le migliori della sua carriera. Assolutamente, è tornato su livelli realizzativi dei suoi primi anni a Lodi, perché poi chiaramente, insomma, è evoluto, è diventato un giocatore diverso da quello che arrivò a Lodi nel 2012. Quest'anno sta ritrovando una continuità realizzativa impressionante, come l'ha trovata da subito Jordi Mendez, che era un po' l'oggetto di grande curiosità del mercato lodigiano. E dall'altra parte invece, insomma, la Coppa Ambrosio Casas credo che non abbia bisogno di presentazioni. E questi in grafica i quintetti con Gnata, Motarane, Rubio, Ambrosio e Casas per il Forte, Grimaldi, Luzzi, Torner, Compagno e Mendez per il Lodi, di fatto le squadre titolari. Arbitrano la partita i signori Matteo Galoppi e Claudio Ferraro, al tavolo Massimo Rebughini, le squadre titolari. Insomma, si parte così. Orlandi nelle ultime settimane aveva spesso inserito Maremmani in quintetto, stasera ritrova, diciamo, lo starting five base. Sì, è perché comunque Davide Montarà, anche lui come Luzzi, lui ha 36 anni, ma è veramente uno di quei pilastri che ogni allenatore vorrebbe avere. È sicuramente non è stato utilizzato nell'ultimo mese, lo dico la verità, probabilmente proprio per lanciarlo in una seconda parte di questo campionato. Davanti c'è, cioè, un Savi Rubio che è onnipresente, nelle partite più importanti ha sempre tirato fuori qualcosa. Dall'altra parte abbiamo un Jordi Mendez che era una grande sorpresa, perché per me è una grande sorpresa, perché ha 22 anni e sta nelle prime 4 posizioni stabili nei marcatori. Compagno, 22 anni, insomma, la squadra è giovane, è riuscito a incastrare tutto Gigio. Vedremo oggi come andrà, però io mi aspetto proprio una partita molto, molto intensa e molto fisica. Assolutamente, ci aspettiamo un grande spettacolo. D'altronde queste due squadre l'hanno sempre regalato negli anni scorsi, finali, Supercoppa, campionati, insomma se la sono giocata davvero su tutti i fronti. Fischiano Galoppi e Ferraro, è iniziata Lodi Forte dei Marmi, il big match di questa 22esima giornata di A1, che darà il responso sul primo posto provvisorio in classifica, con la prima pallina del Forte di fatto regalata al Lodi, e Jordi Mendez che nell'insolita veste di ultimo uomo parte, si fa tutta la pista braccato dal connazionale Xavi Rubio, scarico indietro per Rick Torner, uno dei cervelli della formazione lodigiana insieme a Domenico Illuzzi. La marcatura di Marti Casas su Torner, si ricomincia dal capitano giallorosso, e Lodi che manovra a metà pista. Atteggiamento del Forte subito bello aggressivo in fase difensiva. Adesso Ambrosio va a soffiar palla, Illuzzi, lottano i due ex compagni di squadra
a Lodi e in nazionale. Riparte veloce il forte con Ambrosio, subito gran conclusione, palla respinta, subito un colpo il bomber rosso-blu e della nazionale. Rivediamo qua il primo fallo fischiato al Lodi, poi la ripartenza veloce Ambrosio Casas, conclusione respinta e poi un colpo fortuito che ha subito Federico Ambrosio, che ancora a terra. Non dovrebbe trattarsi naturalmente di nulla di grave. La prima ripartenza veloce del forte, Stefano. Sì, 55 secondi, abbiamo già visto due scontri fisici non male, perché abbiamo visto un blocco probabilmente anche irregolare di Ambrosio in partenza su Illuzzi e dopo questo contropiede veloce con la conclusione. Ma tornare è una diga, non lo conosciamo oggi, però anche fisicamente ha bloccato Ambrosio, che insomma è uno degli osservati speciali di oggi, perché insomma insieme a casa sono i giocatori più attesi, insomma. È certo, compagno a smistare per Eric Torner, prova a trovare lo spazio, la pallina carambola addosso a Mendez, ma c'è la chiusura di Davide Mottaran che riparte con spazio, c'entra però compagno con la sua proverbiale fucilata dalla distanza il capitano del forte. Allora forte che riparte con Xavi Rubio, ancora per Davide Mottaran, su di lui Luzzi, riparte da Rubio, Casas guardato da Torner nell'area lodigiana, Rubio, ma c'è l'ottima chiusura difensiva di Jordi Mendez, cresciuto tanto anche nel gioco in pista, perché insomma quando è arrivato inizio stagione dall'Igualada era arrivato per fare gol e li ha fatti da subito, però adesso è cresciuto tanto anche negli altri aspetti del gioco. Qua un blocco, lasciano correre gli arbitri, Torner cerca proprio in area Mendez, poi va giù nel duello tutto fisico con Mottaran, si gioca e riparte Rubio sulla tre quarti, gran numero di Rubio e conclusione respinta da Grimalt, ma è ancora il forte con Mottaran che va al tiro da posizione stavolta defilata, partito davvero a mille all'ora il forte dei Marmi per cercare di mettere subito le cose in chiaro, poi Luzzi arriva a pulire l'azione del forte. È stato sorpreso in questa azione Lodi, perché non si aspettava tre giocatori in area, infatti c'era un uomo libero in area e per fortuna Grimalta ha parlato questa conclusione, sta attento in queste ripartenze il Lodi, perché proprio il forte si ammassa davanti a Grimalt. Eh sì, c'è stato lo grande spunto di Xavi Rubio, ottimo in entrambe le fasi, qua compagno il gran diagonale, palla che termina lato però dalla porta difesa da Richignata, ancora compagno Mendez e Mottaran, davvero due giganti nell'area del forte, poi Illuzzi braccato da Ambrosio, gestisce palla il capitano, la scarica su Jordi Mendez, ancora dietro da Torner, forte che schiude molto bene davanti al proprio portiere, poi c'è il fallo di compagno su Marti Casas, il secondo fallo di squadra del Lodi quando se ne sono andati poco meno di tre minuti nel corso del primo tempo. Qua stiamo rivedendo la giocata di Xavi Rubio che fa secco Torner, conclusione poi respinta da Grimalt, occhio a Casas che entra da sinistra come spesso gli abbiamo visto fare in maniera vincente, stavolta la pallina termina a lato e la recupera Torner per Illuzzi, il numero di Illuzzi fa tutto benissimo, poi palla che termina a lato, palla che trova solo l'esterno della rete, grande giocata di Domenico Illuzzi, dall'altra parte però già Ambrosio, gara che è iniziata davvero su ritmi molto molto importanti, va giù ancora Casas, si gioca con il forte in possesso di pallina e giocando su ritmi così davvero elevati saranno importanti anche l'apporto delle due panchine con i cambi in corsa che Orlandi e Bresciani possono andare ad operare, in particolar modo Burgai e Maremmani da una parte, Greco e Cinquini dall'altra. Sì, diciamo due difese belle attente, belle attive, non sono passive, anche in questo caso vediamo degli scontri proprio fisici a spostare l'uomo in attacco. Ora l'attacco dell'Odi sembra un po' più strutturato. Compagno dalla distanza, eccolo qua il gol che sblocca il big match, la bomba da tre quarti pista di Checco Compagno. Avevi detto difese molto attente, così era, ci voleva l'episodio da fuori per sbloccare questa partita, lo ha trovato Francesco Compagno con il gol numero 21 del suo campionato. Rivediamo qua la conclusione improvvisa di Compagno che sorprende Gnata, coperto anche da Mottaran credo nella circostanza, e lo vediamo bene qua, non ha visto, è un bellissimo tiro che ha preso un po' in contro tempo Gnata sotto l'incrocio sulla destra,
bellissimo tiro, grande dote balistica di Checco, che insomma non dimostra da oggi questo tiro, un tiro. Certo, è stato sorpreso alla difesa dell'Lodi, perché l'uomo va sempre davanti al giocatore che tira almeno da 8 metri, quindi primo errore per il Vorte. Assolutamente, qua però riparte subito la squadra di Orlandi con Rubio, dunque al quarto minuto Lodi avanti con il 21esimo gol in campionato di Francesco Compagno, che tante volte quest'anno ha trovato la rete proprio con queste conclusioni improvvise molto secche a sorprendere il portiere avversario. In questa circostanza nulla ha potuto Richignata, coperto da Davide Motaran sul tiro. Ambrosio che però riparte, prova subito a reagire il Forte. Motaran dietro per Xavi Rubio, si era già chiusa però molto bene la difesa della squadra di Gigio Bresciani. Allora Casas parte da lontano, il Forte, la pressione di due uomini su Xavi Rubio, c'è cioè il contatto con Mendez, lasciano giocare gli arbitri. Qua il Luzzi ancora per Jordi Mendez, Compagno, il Luzzi in area, va giù poi Mendez, la pallina resta lì, altra conclusione, Gnata in qualche modo si salva, parapiglia nell'area del Forte che qua ha rischiato tanto, prima sulla pallina arrivata a centro area Domenico il Luzzi e poi sul tapin di Mendez. Sì, rivediamo il replay, grazie alla regia, con questa prima conclusione sporcata, forse un fallo in area e poi il tiro doppio di Mendez, bravissimo Gnata, salvato la situazione. Super perché Gnata. Jordi era tu per tu, era praticamente quasi spazzata guarnita. Super Gnata su Jordi Mendez, dunque a negare il raddoppio al Lodi. Rubio, uno dei più attivi tra le fila rossoblu in questo avvio di gara, prova la sua percussione, braccato da Compagno, ancora Xavi Rubio dietro da Davide Motaran, parte il capitano del Forte, ha tutto lo spazio, il tiro però esce solo potente, non preciso. Ancora Forte però con Casas, poi c'è la deviazione di Luzzi, torna in qualche modo, recupera, va a terra nel contatto con Ambrosio e c'è il fallo di squadra per la simulazione fischiata da Galoppi e Rick Turner. Rivediamo nel replay, c'è il tocco di Ambrosio, forse un po' leggero, in ogni caso forse la simulazione è un po' troppo qua, no Stefano? Sì, gli arbitri stanno tenendo a lasciare proseguire il gioco, magari tralasciando dei falli magari veniali come questo, magari perché era un fallo, un appoggio di mano. Ovviamente abbiamo visto poco fa un controattacco del Forte, che tende sempre ad avere una superiorità numerica sulla parte sinistra dei vostri teleschermi e quindi lasciare sempre un solo giocatore in difesa, deve stare molto attento perché può ripartire in controattacco. Sappiamo che Mendez ma anche Luzzi in attacco, in contropiede fanno male. Qua punizione battuta non granché bene dal Forte, che comunque è riuscito a recuperare la seconda palla. Allora Marti Casas dietro da Xavi Rubio per l'impostazione offensiva del Forte, con il Lodi che è molto aggressivo però sugli uomini. Adesso Rubio dietro per Fede Ambrosio, dentro a cercare Casas, la sua girata, la grande risposta di Grimalt, ancora Casas e ancora vale Grimalt al secondo intervento importante della sua partita, in questo caso doppio intervento dopo quello che abbiamo visto a inizio gara. Occhio però dall'altra parte a Luzzi, che aveva solo per un attimo trovato lo spazio per andare al tiro. Allora la coppiata Ambrosio Casas poco fa ha provato a pungere nell'area, gran risposta di Grimalt, Compagno, Motaran su di lui stavolta, Compagno riesce a uscire per un attimo vincitore, duello tutto fisico. Adesso però in seconda battuta il capitano del Forte va a riconquistare pallina, serve Xavi Rubio, vedete la pressione subito dei giallorossi, a spazio comunque Rubio, altra incursione dalla sinistra come ci sottolineava giustamente prima Stefano, provano molto questa giocata sfruttando il blocco sulla tre quarti del primo uomo. Adesso Turner per Compagno. Sì, Lodi in difesa deve stare attento proprio all'accordo tra Ambrosio e Casas, perché abbiamo visto che hanno lasciato libero questa conclusione di Casas, una bellissima girata, ma poi in questo caso devono stare molto attenti a questa coppia dei gol, che insomma è la miglior coppia gol. Ripartenza Forte, Casas per Motaran che trova incredibilmente il palo, credo, sulla conclusione praticamente a botta sicura, anche un po' fortunoso nello smarcamento qua l'attacco del Forte dei Marmi, sta di fatto che Davide Motaran è arrivato praticamente a due passi dal pareggio e rivediamo l'azione qua, conclusione respinta, poi Casas che mette Motaran, c'è il super intervento invece di Grimal, non era palo, grande intervento con il bastone, siamo già a tre super interventi del portierone argentino che davvero tiene in vantaggio il Lodi, grande intervento qua, botta sicura, il colpo
di Motaran. Riparte ancora il forte con Ambrosio, 3 contro 2. Ambrosio cerca un passaggio difficile, allora è 3 contro 1. Adesso rientra a casa solo ora Torner, a spazio Torner, conclusione addosso agnata. C'era tutto solo Jordi Mendez sul secondo palo, non sono riusciti a servirlo i suoi compagni, però gara che continua a rimanere davvero bellissima, a regalare tante azioni da una parte e dall'altra. Qua c'è il quarto fallo però del Lodi con l'appoggio di Illuzzi, molto simile a quello di Ambrosio precedente, stavolta sanzionato con un fallo. Qua riguardiamo l'intervento di Gnata su Torner, mentre vediamo anche che dalle due panchine si preparano i primi cambi per tenere sempre alto il ritmo. Operato quello da Orlandi con Jordi Burgaia dentro al posto di Davide Motaran, quindi quintetto che diventa ancora più offensivo quello del forte. Dall'altra parte pronti Cinquini e Greco, le prime due mosse di Gigio Bresciani. Intanto forte che deve forzare la conclusione perché stavano per scadere i 45 secondi dell'azione d'attacco. Compagno va via, prova ad andare via in mezzo due compagno, lotta Mendez con Burgaia che però ha la meglio, duello tutto spagnolo. Riparte il forte con Burgaia per Casas che ha cercato Ambrosio, palla però riconquistata dalla difesa giallorossa e primo cambio per il Lodi. Sì, il forte forza tanto in attacco, velocizza molto il possesso e magari sbaglia e può ripartire il Lodi in velocità. Devo dire la verità che sta probabilmente sperimentando qualcosa Orlandi, perché insomma una manovra così veloce non è che così facile vederla qui in Italia, anzi siamo abituati a vederla in Portogallo, è sicuramente qualcosa di nuovo. Certo però ci sono tanti gli errori che possono essere in attacco e sviluppare un contropiede, e sappiamo come detto che come in questo caso, ecco, il Lodi... Mendez recupera una grande pallina su Burgaia, poi allo spazio c'è il super intervento di Richignata di casco sulla bomba di Jordi Mendez dalla tre quarti. Aveva recuperato una grande pallina in pressione su Jordi Burgaia, ma è stato bravissimo Richignata, che non è certamente da meno del collega dall'altra parte, come ci ricordava anche Stefano a inizio telecronaca. Dentro anche Maremani nel forte per Federico Ambrosio e nel Lodi Cinquini e Greco per Illuzzi e Torner. Cambia di fatto la cabina di regia Gigio Bresciani, inserendo Cinquini e Greco, prima pallina per Alberto Greco che riparte però da compagno. Naturalmente caratteristiche diverse adesso in pista per entrambe le formazioni. Cinquini prova dalla distanza, palla alta, fischiata giustamente dal signor Ferraro, mentre Gnata chiede di poter pulire la visiera. Se ne sono andati 10 minuti e 29 secondi nel corso di un gran bel primo tempo. 1-0 Lodi, decide per adesso il gol di compagno al quarto minuto. Qua rivediamo l'intervento di Gnata su Jordi Mendez, con un forte che comunque ha avuto più di un'occasione con un ottimo Grimalte. Lodi che per il momento cerca di ragionare un po' di più forse nella manovra offensiva, mentre come sottolineavi tu prima il forte attacca con grande impeto anche a costo magari di lasciare qualche spazio in difesa. Sì, sicuramente, vediamo che insomma al netto del gol di Checco dalla media distanza oltre gli 8 metri, i due portieri sono i protagonisti, perché come dicevi anche te all'inizio della gara abbiamo anche due portieri ottimi portieri, e per adesso è loro la firma di questa partita. Hanno salvato almeno 3 occasioni da ambo le parti, forse anche di più in casa Lodi. Certo sono due squadre che giocano in maniera diversa, questo è fondamentale ricordarlo, perché il forte spinge in velocità, mentre il Lodi o cerca ripartenza o ha una mano ragionata con un tiro dalla distanza, magari la deviazione. Assolutamente. D'altronde con due attacchi da quei numeri che abbiamo presentato a inizio telecronaca, è inevitabile che i due portieri possano risultare decisivi per fermare delle bocche di fuoco come quelle che abbiamo in pista questa sera. Rubio per Maremani, ancora Xavi Rubio, passa tanto del gioco del forte dal bastone del 17 ex Viareggio, Sarzana e Trissino qua in Italia. Qua Maremani regala pallina al Lodi, allora compagno, ancora un po' di spazio, va via bene a Rubio, poi non riesce a trovare il tempo per la conclusione. Mendez lotta nell'angolo proprio con Maremani, la pallina però è rosso-blu. Da segnalare anche questi 0 falli del forte di squadra nei primi praticamente 12 minuti di gara, sono un altro segnale insomma della squadra di Orlandi, come cerchi di stare anche attenta all'aspetto difensivo.
Ora Gigio, scusa Stefano, ha messo una squadra molto giovane, comunque magari con meno chili da spendere in pista. E ora il forte Burgaia per Rubio, dentro non arriva né a Casas né a Burgaia, mentre prima abbiamo visto uno strappo di Alberto Greco, quello che chiede proprio Gigio Bresciani al numero 21, qua compagno, conclusione respinta da Maremmani. Alberto Greco che ha avuto un grande inizio di stagione, un grandissimo primo mese, poi l'infortunio che l'ha tenuto fuori un altro mese e che un po' ne ha rallentato poi la stagione, adesso sta cercando la miglior condizione, può essere un fattore perché con le caratteristiche che ha a gara in corso, insomma. E intanto arriva il raddoppio, la conclusione di Cinquini addirittura dalla sua metà pista. Vediamo se c'è stata una deviazione, perché la conclusione di Elia Cinquini è arrivata davvero da lontanissimo, ma il gol mi sembra che Galoppi lo assegni proprio a Elia Cinquini. Rivediamo da prima della metà pista, tracciante diretto in porta, sorpreso ancora una volta Richignata in questa circostanza, tante maglie davanti, rivediamo, cercano la deviazione sia Maremmani che Mendez, non la trova né uno né l'altro, e allora è Elia Cinquini che a metà primo tempo realizza il più classico dei gol degli ex, il suo 13° in questo campionato, 2-0 Lodi, due conclusioni dalla distanza, a conferma di quello che dicevi prima. Qua Burgaia regala una pallaccia a Greco che a sua volta la restituisce però molto sportivamente al forte dei Marmi. Sì, 2-0 è un fatto molto importante dopo 12 minuti metà del primo tempo. Volevo ricollegarmi al discorso di prima, Lodi con meno chili però cerca l'anticipo, c'è continuamente l'anticipo e cerca la velocità, quello che sta soffrendo il forte perché ha avuto quelle tre disimpegni errati che ha dato un po' alla manovra di Bresciani. Esatto, Ambrosi è rientrato intanto per Casas, ma riparte ancora il Lodi con Compagno sul secondo palo liberissimo. Alberto Greco non trova però l'impatto con la pallina. Allora Elia Cinquini che prova un'altra conclusione che arriva pericolosamente dalle parti di Richignata. Quanto stanno soffrendo il tiro da fuori dei giallorossi i ragazzi di Alberto Orlandi. Qua palla recuperata su Greco, Rubio per Maremmani, va solo Maremmani, fa tutto benissimo, poi altra conclusione respinta da Grimalta. Grande iniziativa qua personale di Giacomo Maremmani che prova ancora ad andare in mezzo a due e viene chiuso, poi Mendez vince il contrasto con Burgaia che non ha avuto un grandissimo impatto sulla partita, il numero 7 del forte, a differenza per esempio di un Elia Cinquini che di fatto alla prima conclusione ha bucato il suo ex compagno Mendez. Va Greco in area ad agire da boa, allora servito in questo momento, poi Compagno fuori ancora da Cinquini, Mendez che chiama il tiro del compagno di squadra, va invece Cinquini in percussione. Greco va a terra Maremmani, Greco cerca Mendez dietro che però non trova il tempo per tirare nel tempo e nello spazio, recupera pallina il forte, riparte con Rubio, va giù, non c'è niente, si lotta su ogni centimetro di pista e poi arriva il fischio degli arbitri e il suono della sirena per il primo time out tecnico di questo primo tempo, chiamato da Alberto Orlandi che chiaramente dovrà registrare qualcosa nei suoi, soprattutto maggiore attenzione, magari maggiore aggressività in fase difensiva sulla pressione sul tiratore del Lodi che per due volte ha colpito in maniera vincente. Fortunatamente è andato meglio in pista, però il gol l'ha avuto Lodi con quel tiro di Compagno. Sì, è mancata poi una difesa abbastanza attiva del forte, diciamo che erano più votati magari a un contropiede o a una manovra offensiva e non magari alla difesa che si è quasi dimenticata di esserci e comunque di creare scompiglio alla manovra molto veloce, dinamica dell'Odi come abbiamo visto per vie esterne, poi Mendez fa un po' la sponda centrale per cercare magari un taglio successivo. Abbiamo visto due azioni di Maremmani sì. Che francamente non avevamo mai visto così, diciamo che forse Orlandi gli ha dato ancora più fiducia, non vuol dire che magari con Bresciani che era l'ex allenatore del Forte avesse meno, meno voglia, ovviamente è una sua evoluzione perché sì, anche sì. Lui è molto giovane, ha 22 anni, nasce difensore, però qui l'abbiamo visto, noi l'abbiamo visto qua a Lodi proprio nella stagione dello secondo scudetto del Lodi, il primo anno di
del Lodi di Resende, quando venne proprio a Lodi non trovò tantissimo spazio e uscì nella fase finale di quella stagione. Certo, aveva davanti una squadra con giocatori di altissimo livello, però mi pare che quando è tornato a casa, è tornato a Forte, ogni anno abbia trovato sempre più spazio e sia diventato un giocatore sempre più pronto per certi livelli rispetto sicuramente a quello di qualche anno fa. D'altronde, come sottolineavi tu, è ancora molto giovane e quindi ha tempo di crescere. Intanto il Lodi ha rimesso in pista Domenico Illuzzi e Eric Torner, fuori Alberto Greco e Jordi Mendez. Ruota anche il Forte, torna Motaran per dare i primi minuti di riposo a Xavi Rubio, che è stato a mio avviso uno dei migliori del Forte in avvio di gara. Compagno Torner, 5 stagioni per Eric Torner Galindo a Forte, con grandi vittorie, grandi prestazioni. È stato anche il capitano della formazione rossoblu. Eric Torner che manovra in questo momento, scarico dietro per Cinquini. C'è Illuzzi adesso in posizione, diciamo, di boa al centro dell'area a fare quel lavoro che solitamente fa Mendez. Sì, questa volta il giocatore era davanti al tiro e è stato deviato. Diciamo che sul tiro, scusate, sul tiro di Compagno probabilmente è stato un errore, ma sul tiro di Cinquini è stato veramente un coup de théâtre. Esatto. Ma non è la prima volta che li fa questi gol. No, ce l'ha, io ne ricordo uno. Anche a Viareggio ne faceva. A Viareggio, ma ne ricordo, per stare in tema di Lodi Forte, me ne ricordo uno in finale di Supercoppa giocata al Palabarsacchi di Viareggio nel 2017, gol proprio di Cinquini da metà pista che ribaltò il vantaggio iniziale del Lodi per il Forte di Bresciani, che poi vinse quella Supercoppa, quindi insomma ce l'aveva già fatto. Ancora Cinquini qua, che invece va in percussione centrale, arriva fino in area. Magnata non si fa sorprendere stavolta dalla conclusione del 26 giallorosso. Burgaia per Maremmani, a largo da Davide Motaran, lo aspetta Alberto Greco. Motaran va dentro, poi va a terra Maremmani. Riparte il Forte con Fede Ambrosio, gran conclusione, palla che rimbalza davanti a Grimalt, pulisce l'area Illuzzi, riparte, resta a terra Maremmani. Chiedono dalla panchina del Forte di buttare fuori pallina, arriva il fischio dell'arbitro. C'è stato un intervento del difensore con il portiere sul tentativo magari di deviazione volante. Grimalt che è uscito anche molto dalla porta, vediamo se riusciamo a capire meglio magari dal replay dove c'è stato l'incidente occorso a Giacomo Maremmani, che sì, però si il Forte Maremmani però deve manovrare tranquillo, perché lo vedo che forza troppo sul passaggio, comunque sul tiro. Ho visto Ambrosio che non entra in area, tenta il tiro da fuori area, più da fuori. Sì, la difesa del Lodi è sicuramente più in palla in questo avvio di partita, sicuramente più attiva, e insomma dimostra che tanto che quell'azione di casa si è girata, non è più riuscita ad entrare in area. Torner dentro a cercare Greco, gran chiusura difensiva di Ambrosio che poi però sbaglia la misura del passaggio in ripartenza. Forte che effettivamente dopo il 2-0 del Lodi ha un po' calato la qualità in fase offensiva. Cinquini che recupera questa pallina per i giallorossi, scaricando su Domenico Illuzzi, lo scambio tra i due, avanza ancora lì a Cinquini, si crea lo spazio e poi va una conclusione violentissima che termina però abbondantemente a lato. Ha bisogno di pensare la squadra di Orlandi, di cercare di manovrare. Ovviamente si sente la mancanza di casa, perché dava un po' ci sta provando Maremmani, ma non è Casas ovviamente, perché ha dei valori tecnici diversi, ovviamente è un'età diversa, certo. Però insomma manca Casa, infatti è lì che sta per entrare, perché potrebbe dare l'ultima spallata magari per rientrare in partita prima dell'intervallo. La conclusione alta di Burgaia, e Lodi che riprende a 8 minuti e 3 secondi dal termine del primo tempo. Maremmani va giù sul contatto con Torner, il quinto fallo di squadra del Lodi. Forte che è ancora a quota zero, quando se ne sono andati già 17-18 minuti di partita. Ecco il cambio che annunciava Stefano, fuori Maremmani, comunque più che positivo il suo apporto in questa prima parte di gara, dentro Marti Casas che sbloccò la gara d'andata al Palaforte, vinta ricordiamo dal Forte per 4-3. Ambrosio, Cinquini su di lui, Ambrosio prova a fare perno, poi a una mano tiene palla, va giù
facendo di rialzarsi i galoppi come ha fatto un po' per tutta la partita, mantenendo lo stesso metro arbitrale. Qua il Luzzi, il diagonale, la respinta ancora una volta di Ignata, e Lodi che ci ha provato ancora con una conclusione da fuori. Qua riparte il forte però 3 contro 2, Burgaia per Casas, Grimalt si allunga capendo in anticipo, leggendo in anticipo la conclusione del 18 rossoblu, che qua va ancora in girata, e altra risposta di Valentin Grimalt. Insomma, l'avevi chiamato un po', Stefano, no? Marti Casas è rientrato ed ha subito fatto vedere il suo peso specifico. Burgaia, il Luzzi di fronte a lui, deve ripartire da Motaran, allora si rallenta un po' l'azione del forte con Burgaia ancora dietro da Capitan Motaran, cerca lo spazio per andare al tiro ma la difesa dell'Odi si chiude bene, lo costringe ad allargarsi e a perdere spazio e secondi, poi arriva il Luzzi. Però Stefano, Gigi ha messo in pista, adesso è stato un cambio, però c'erano tre pezzi da 90 in pista, ha trovato il momento giusto perché il forte era in spinta negli ultimi 8 minuti, ha messo i migliori giocatori in attacco, ha messo 3 giocatori, Cinquini, Tornare e Luzzi in difesa, e questo sì. sta cercando di limitare appunto questa ovviamente esplosione del forte che ci deve essere prima dell'intervallo. Assolutamente, qua il Luzzi su Ambrosio, palla dentro per Cinquini che insomma è un difensore puro, un difensore di quelli veri, difende e difende benissimo stasera, è un fattore anche con il gol del 2-0. Tornare e Casas lottano sulla pallina, poi Casas trova un grande tracciante in verticale per Burgaia che cerca di liberarsi per il tiro ma preferisce poi ripartire da il connazionale Marti Casas che trova solo l'esterno della rete, e poi arriva il fischio degli arbitri e il time out stavolta dalla panchina lodigiana di Pierluigi Bresciani, che nel frattempo rimette in pista compagno con Mendez, dunque il Lodi che torna al quintetto titolare, stessa cosa dall'altra parte perché vediamo che è già rientrato Xavi Rubio. Intanto qua rivediamo alcune occasioni di questo primo tempo, qua la parata Ignata sul tiro di Jordi Mendez, e Lodi sicuramente che aveva lasciato qualcosa nelle ultime partite dal punto di vista difensivo, stasera nei primi insomma 19 minuti grande atteggiamento difensivo di tutti i giallorossi, che per il momento sta premiando contro il miglior attacco del campionato. Sì, abbiamo visto anche nella Coppa Italia, nella fase dei quarti di finale, che chi ha vinto ha sempre avuto la meglio in difesa, cioè l'intensità difensiva è stata molto più decisiva che non magari un gol in più, e questo sicuramente forse Lodi anche a Monza ha perso un po' questa attitudine che sempre il forte però ha sempre ritrovato dopo l'inizio un po' claudicante. Il Trissino invece le sue fortune, oltre a trovare i gol ovviamente dei suoi attaccanti, ma la gol in primis, perché insomma se Ambrosio è primo sia nei gol sia negli assist, quindi totalmente nei punti, ma la gol è dietro, proprio dietro. Però la fortuna del Trissino, che è sicuramente una delle tre candidate alla vittoria finale, è proprio questa, l'intensità difensiva che oggi Lodi per ora, vediamo se riusciamo, se riuscirà ad arrivare fino alla fine con questa intensità, perché non è così scontata, e dimostra anche, come hai detto te, anche come hai detto Gigio all'inizio della partita, la prestanza fisica dei suoi giocatori. Assolutamente, si riparte 5-55 al termine del primo tempo, Lodi avanti 2-0, le reti di Compagno e Cinquini, qua Mendez lotta con Motaran, esce vincitore dal duello alla balaustra, poi Torner per il Luzzi, ancora dietro da Eric Torner che si trova lo spazio sulla destra, va la conclusione, la risposta con il guantone di Ricchignata, Mendez tiene viva l'azione d'attacco del Lodi, forte che aspetta lì nella propria area, poi palla dietro da il Luzzi, e Lodi che prova a ragionare un po' di più. Compagno adesso forza questo tiro che viene rimpallato e preda di Motaran, allora riparte il forte. Casas dietro la gabbia di Grimal, cerca spazio in area Fede Ambrosio, Motaran, Rubio dentro a cercare la deviazione di Ambrosio che non arriva, arriva invece la respinta di Grimal e poi l'intervento di Mendez per il Luzzi, parte a gran velocità il capitano, nuovo indietro da Compagno per Torner, Lodi che naturalmente avanti di due reti prova anche a gestire un po' palle, spingere quando trova spazio come in questo caso con Compagno, poi costretto a indietreggiare per la buona diagonale difensiva di Ambrosio. Compagno, due uomini in area adesso, il Luzzi e Mendez, il Luzzi adesso esce contrastato da Rubio, poi palla per Mendez, si è cambiato un po' l'atteggiamento dopo il time out, secondo time out a parte del forte,
Ambrosio chiuso però dall'intervento di Checo, compagno preziosissimo anche in fase difensiva, e poi riparte dall'altra parte, conclusione stavolta rasoterra, Agnata ci arriva e respinge, poi Ambrosio va giù, non c'è fallo, Mendez scivola, poi va a terra, la pallina resta lì, arriva il fischio di Galoppi, questa era una potenziale clamorosa occasione, rivediamo qua, va giù Ambrosio, non c'è fallo, Mendez tossolo in area, non trova il tempo per battere a rete, poteva essere la palla del 3-0, se l'è ritrovata tutto solo in area, quasi non gli sembrava vero, insomma proprio non è riuscito a trovare il tempo per superare Richignata. Allora il forte che riparte con Davide Motaran, Xavi Rubio, compagno lo chiude ancora con grande aggressività, la pallina però rimane in possesso dei rossoblu, Casas per vie centrali, Casas si allarga tutto, palla sul palo, poi resta a due e c'è il fischio, allora l'ingaggio fischiato da Ferraro, ma qua grande azione di Marti Casas che è partito a razzo, ha trovato lo spazio centrale, si è allargato fino all'inverosimile per superare Grimalt, palla sul palo, poi sulla schiena o credo sulle gambe di Grimalt, e il Luzzi che era sulla riga è riuscito a salvare. Dunque forte dopo che l'occasionissima per Mendez, questa per Casas per accorciare le distanze, il Luzzi, parte Mendez ma ne ha due davanti il capitano, preferisce ripartire da Torner sotto le gambe a cercare Jordi Mendez, conclusione in precaria condizione di equilibrio, può ripartire Ambrosio dall'altra parte, Ambrosio, super gol di Federico Ambrosio, il 35esimo del suo campionato, dunque il forte accorcia dopo essere andato vicinissimo con Casas un minuto fa, adesso trova il gol, è partito praticamente da dietro la sua porta Federico Ambrosio, dribbling secco su Torner, gran conclusione accompagnata, nulla da fare per Grimalt, 2-1 Lodi, pezzo di bravura qua Stefano, sì, velocità, un grande giocatore, un bellissimo gol cercato e voluto, certo l'entrata di Casas ha un po' cambiato lo scambio della partita, certo su questa occasione non è ovviamente parte attiva, però sul precedente sicuramente la sua velocità, la sua forza è stata quasi vincente. Ora Lodi cerca di calmare gli animi di un forte rigavalnizzato, mi sembra Lodi che possa manovrare con grande intelligenza, vedremo in questi ultimi tre minuti se il forte riuscirà a pareggiare o se Lodi riuscirà comunque a arginare un forte che con questa nuova spinta di casa è molto più pericoloso. Arriva al 23esimo praticamente minuto di questo primo tempo il primo fallo di squadra del Forte dei Marmi, 5 ne ha commessi il Lodi, lo ricordo in questo primo tempo, e dunque Federico Ambrosio aggiorna le sue spaventose statistiche, diciamo che del quartetto delle coppie gol è il primo ad andare a segno, qua però attenzione perché il colpo di Xavi Rubio su compagno vale il cartellino blu, il primo della partita, andiamo a rivedere, dunque episodio da vedere perché potrebbe costare, c'è il tocco netto di bastone di Xavi Rubio su Francesco compagno e dunque punizione di prima per il Lodi a 2.49. Ingenuità qua di sì, Xavi Rubio, un po' troppo irruento. Troppo irruento, perché comunque la pallina era al lato della balaustra, quindi questo è un bel che attaccavo, perché insomma c'è Torner davanti a Agnata. Torner contro Agnata, va subito al tiro Torner, la risposta di Agnata che poi manda la palla in tribuna. Stavo per dire prima che partisse subito il tiro, Torner che non è esattamente, diciamo, lo specialista, no, della squadra giallorossa, il problema è che il Lodi con le punizioni di prima non va troppo d'accordo quest'anno, le statistiche dicono 2 su 14 Mendez, 2 su 11 compagno, 1 su 5 Luzzi e 0 su 3 con questa Eric Torner, quindi solo 5 punizioni su una trentina circa, non è una grandissima media. Lodi che dunque spreca l'occasione per ritornare a più 2, adesso però avrà 2 minuti di power play, è entrato Cinquini per Mendez per sfruttare naturalmente la sua conclusione dalla distanza, ci ha provato subito a mettere scompiglio con un tiro dalla distanza qua Motaran, recupera una pallina, riparte
in azione solitaria, va fino all'area, viene chiuso però allora Lodi ha spazio, Cinquini, Torner addosso a Agnata, però che era lì ad aspettare con i gamballi già belli distesi la conclusione del 99, compagno Motaran Casas e Ambrosio a difendere per il forte. Giro palla un po' lento del Lodi su questa superiorità numerica, poi Cinquini prova una conclusione che finisce però troppo alta. Il Lodi è al secondo miglior power play del campionato, primo è il Forte dei Marmi, in questo caso il Forte è molto più attivo del Lodi. Ci stanno parlando però i giocatori, penso che al prossimo attacco, manca ancora un minuto e 0-9, possa velocizzare e cercare di colpire l'importante, fondamentale, è che quel power play che forse, o magari in Italia non siamo così specialisti, all'estero sono di più e sicuramente è una superiorità da sfruttare. Assolutamente, soprattutto in partite di questo livello, tra due squadre di questo livello, proprio gli episodi poi possono fare la differenza, i tiri diretti che abbiamo visto, il Lodi ne ha fallito uno e queste situazioni di superiorità sono un vantaggio enorme che bisogna cercare di sfruttare al meglio. Cinquini dalla distanza, Agnata lo aspetta, respinge, occhio perché è uno contro uno con Ambrosio e non mi sembra una grandissima idea. Adesso il Forte riesce a uscire, ancora 42 secondi di superiorità numerica per il Lodi, 2 contro 1, Cinquini compagno contro Ambrosio, Cinquini compagno cerca ancora Cinquini invece di andare alla conclusione, qua anche qui potevano fare meglio i due giallorossi. Vediamo in questo ultimo, credo, tentativo, perché mancano 24 secondi al termine del power play. Lodi deve provare ad accelerare. Torner. Di nuovo Cinquini, altra conclusione, la respinge Agnata. Il Luzzi poi va a tenerla viva solo per un attimo, la recupera Ambrosio e riuscirà, mentre c'è il fischio dell'arbitro, perché nello scontro il Luzzi Motaran deve aver colpito, ha preso una botta al gomito il capitano del Forte, però in quel contropiede, se magari la regia ce lo agevola, è Agnata che ha fatto la differenza, perché erano lì 2 contro 1, sì. Era ben posizionato, non sapevano cosa diciamo fare. Che anche, esatto, sì. Poteva, secondo me, compagno sul primo controllo poteva provare a guardare, a concludere verso la porta, questo altro passaggio a Cinquini che quasi non se l'aspettava, il nuovo passaggio di ritorno, dunque centimetri che poi alla fine fanno la differenza nella precisione dei passaggi. Lodi non è riuscito a sfruttare questo favorevolissimo 2 contro 1. Adesso Motaran e Ambrosio che sono usciti un attimo, rientra Burgaia e Maremani con Marti Casas, ma si appresta anche a rientrare, lo fa in questo momento Xavi Rubio, ristabilendo la parità numerica. Dunque Forte che ha tenuto nell'underplay, 2-1 Lodi il punteggio, ultimi 37 secondi del primo tempo, con i rossoblu che attaccano con Rubio per Maremani, scarico dietro ancora per lo spagnolo. Momento che era la giocata di Casas, vedremo se riuscirà a cadere. Burgaia prova ad andare in mezzo a due, in qualche modo la tiene lì, poi la conclusione viene respinta, Torner riparte a spazio, Torner va giù veloce, conclusione, palla che termina alta del 99 giallorosso, che ha provato a fare tutto da solo, occhio però ancora al Forte, prova Maremani dalla distanza, tiro che da quella distanza non può sorprendere Vale Grimaldi e sul quale suona la sirena che manda le squadre negli spogliatoi. Gran bel primo tempo come ce lo aspettavamo, 2-1 Lodi, compagno e Cinquini, poi il gol di Ambrosio, la punizione di prima fallita da Torner, Lodi in vantaggio. Stefano, ti chiedo, meritatamente al termine di questo primo tempo? Sì, diciamo che Lodi ha trovato questi due tiri dalla distanza che mentre stiamo rivedendo i gol, esatto, del primo tempo, Hanno impattato con, diciamo, il gol di compagno e poi di Cinquini in pochi minuti, in 8 minuti. Il Forte ha avuto una reazione che era importante vederla, è mancata un po' la lucidità, questo onore bisogna dirlo, è mancato, diciamo, il gol di Ambrosio ha un po' reso meno amaro questo primo tempo, che comunque è stato un po' amaro perché il Forte ha forzato troppi errori in difesa ma anche in attacco, forse troppa voglia, troppa volontà di perseguire questo risultato. Il Lodi con la sua grande esperienza, insomma, una squadra sì nuova ma comunque ha i suoi pilastri che sono navigatissimi e conoscono il nuovo allenatore bresciani, ma un po' tutta il ritmo che ha il Lodi. Ora ci
consentirà anche una battuta anche il giornalista del Tirreno Gabriele Buffoni, che è qui con noi e probabilmente ci dirà qualcosa della partita. Intanto sì, allora abbiamo... te invece Stefano cosa ne pensi? Beh, primo, che sentiamo... primo tempo sicuramente equilibrato, come avevi sottolineato tu, partito meglio il Forte a mio modo di vedere ad inizio gara, portieri sugli scudi nei primi minuti, poi Lodi ha trovato questi due gol con conclusioni dalla distanza, quindi con giocate diciamo piuttosto estemporanee che chiaramente hanno indirizzato la partita. È stato importante per il Forte accorciarla prima dell'intervallo con il gol di Ambrosio, ma una gara che resta assolutamente equilibrata e dove anche nella ripresa credo che i dettagli alla fine faranno la differenza. Allora sentiamo anche cosa ne pensa il nostro collega e amico Gabriele Buffoni, giornalista del Tirreno, che ci ha raggiunto. Gabriele, tu come l'hai visto il primo tempo tra queste due squadre? Insomma, il primo posto in palio, la posta è alta, l'abbiamo vista, gara equilibrata e anche piuttosto divertente. Sì, devo essere sincero, trovo d'accordo sul fatto dell'equilibrio che c'è in pista. Forse per entrambe si è sentita un po' la tensione, specialmente all'inizio. Mi aspettavo un po' un inizio diverso, un po' un inizio in velocità con tante occasioni davvero pericolose. In realtà poi al di là dei due gol giunti comunque da sventagliate anche dalla distanza del Lodi, ho visto un po' poco, soprattutto il Forte Marmi, tante imprecisioni in fase di impostazione. Ti ripeto, si è sentita forse la tensione un po' troppo per entrambe le squadre. Esatto, sottolineava infatti Stefano questa cosa che hai detto anche tu del Forte, tanta frenesia in fase offensiva, quasi cercare la porta un po' troppo velocemente rispetto a quello che ci ha abituato, insomma, con giocatori come Casas e Ambrosio, che poi abbiamo visto la partita te la possono risolvere in qualsiasi momento, e sulle due reti dell'Odi difesa un po' troppo passiva, perché decisamente, anche perché ha fatto per la prima parte del primo tempo una difesa molto alta cercando di mettere pressione sul portatore di sfera. In occasione dei due gol invece erano molto schiacciati sul portiere. Il primo gol penso Gnata non avesse nemmeno colpe, mentre sul secondo non è stato proprio perfetto nemmeno Ricky Gnata. Però c'è da dire che, ecco, ti ripeto, mi sarei aspettato, deluso no, però mi sarei aspettato una partita totalmente diversa da parte di entrambe, in particolare del Forte, che comunque questo titolo lo voleva difendere in settimana più volte. Anche Orlandi aveva detto andiamo là e cerchiamo di fare la partita noi. Tu sei stato anche mercoledì scorso commentatore di Sarzana Trissino, sono le quattro Big Four in questo campionato, che forse magari Sarzana è ovviamente la sorpresa, perché magari ci aspettavamo un Bassano, ci aspettavamo un Valdagno, un Follonica, però tu hai visto anche il Trissino è ovviamente con quella vittoria a Sarzana, ma anche nel quarto di finale di Coppa Italia, sta dimostrando qualcosa di diverso. Tu l'hai visto tutte e tre le squadre, le prime tre, cosa ne pensi di questa lotta a tre? Beh, una lotta a tre molto interessante, soprattutto che finalmente viene da dire giornalisticamente, però mette qualcosa di totalmente nuovo rispetto alle ultime stagioni, dove le grandi protagoniste sono quelle che stasera si sfidano qua al Palacastellotti. È un Trissino veramente fenomenale, io l'avevo già visto prima di ovviamente mercoledì, già al top della forma nel quarto di finale di Coppa Italia, dove devo essere sincero ho visto un tutt'altro Forte rispetto a stasera, che infatti ha portato un Trissino veramente ad altissimo livello. Lì si è giocato dal primo secondo fino all'ultimo, veramente a ritmi altissimi, fino al secondo supplementare. Questa sfida a tre, ad oggi mi verrebbe da dire che Forte e Lodi devono giocare a un altro passo rispetto al Trissino, perché è comunque la squadra con più cambi in panchina, che permette anche al suo allenatore, che è comunque un allenatore che è uno dei più vincenti degli ultimi anni, di far girare molto la squadra. C'è da dire che però Forte e Lodi, nelle partite poi contro il Trissino hanno sempre fatto vedere quel qualcosa in più, riescono a darlo. Mi aspetto che lo diano anche stasera in questo secondo tempo. Insomma, il 2-1 in effetti, come ricordava anche Stefano, riapre la partita. Mi aspetto 25 minuti belli intensi, ecco. Un cambio di volto della questa partita me l'aspetto. Volevo chiedere ancora a Gabriele, visto sempre in ottica lotta a tre, no, per lo scudetto, quanto potrebbe influire anche il discorso Coppa Italia, perché ci sarà una Final Four di Coppa Italia dove Lodi e Forte sono presenti, e il Trissino che ai lui diciamo era arrivato settimo alla fine del girone d'andata e quindi si è ritrovato il Forte nei quarti,
è uscito. Final Four di Coppa Italia che si giocherà appena prima dei playoff. Il Trissino avrà riposo, queste due giocano, può essere un conterà fattore. Molto sicuramente, lo ricordava proprio in settimana, ho visto anche sul cittadino, ma la ricordo anche noi sul Tirreno, anche Bresciani è un po' preoccupato per questa situazione, proprio perché avere una competizione importante, che è un obiettivo per entrambe le squadre, come la Coppa Italia appena prima dei playoff, dà un discreto carico di fatica. Poi è chiaro, io secondo me il Resende avrebbe fatto carte false per giocarsi quella Coppa Italia, e purtroppo non ci sarà una squadra come il Trissino, dico purtroppo per lo spettacolo in generale che avrebbero potuto dare questo terzetto di squadre insieme. Però sì, sicuramente inciderà, permetterà al Trissino di arrivare ai playoff con la carica al massimo, e soprattutto, e qui ci aggiungo un po' di pepe io, arrivare ai playoff con anche la pressione, che può essere positiva o negativa, perché il Trissino è una squadra che ha investito tantissimo e si ritrova con un solo obiettivo da conseguire, che è lo scudetto. Se non arriverà a conseguire lo scudetto, non giocando la Coppa Italia come ricordavamo, sarà molto, insomma, un brutto colpo sicuramente per una squadra che ha investito e che investe anche per il prossimo anno. Esatto. E allora ringraziamo Gabriele, lo lasciamo andare alla sua postazione per completare i pezzi che gli amici versiliesi leggeranno domani sul Tirreno. Noi ci apprestiamo a goderci il secondo tempo. Lodi avanti 2-1 dopo i primi 25 minuti. Lodi che è rientrato, diciamo Stefano, che riflettevo anche su questa cosa, dovesse, chiaramente mancano 25 minuti, è tutto a vedere, dovesse finire così la gara di stasera comunque con una vittoria del Lodi, avremmo una curiosa classifica avulsa, diciamo, tra le prime tre formazioni che si sono battute tutte almeno una volta, no? Cioè Forte e Lodi, Trissino una vittoria e una sconfitta con Forte e con Lodi, a conferma del grande equilibrio che c'è lì davanti. Senza dubbio, e dobbiamo anche ricordare che ovviamente oltre a questa mancheranno quattro giornate e tutte queste tre avranno almeno due scontri diretti di alta classifica. Non so chi arriverà meglio alla fine delle 26 giornate, però per dire, Trissino giocherà, anzi saremo in diretta MS Sport SM Channel il prossimo mercoledì tra Trissino e Valdagno, che è insomma il derby della Valle del Lagno, ecco, che vediamo in sovraimpressione. E poi ci sarà Trissino Forte a Follonica, Trissino Follonica alla fine, all'ultima giornata. Il Forte avrà la trasferta a Bassano e a Correggio, perché Correggio un po' che hanno vinto, quindi non sarà facile, perché Correggio è anche in classifica, è anche in mezzo ai play-out, e quindi dovrà fare il risultato. E poi Lodi che dovrà andare a Valdagno e a Bassano, sì. Quindi Bassano può essere, l'abbiamo un po' stimolato Crudeli nell'ultima partita, che ho fatto qua in diretta, potrà... che può essere l'arbitro, anzi no, sulla trasmissione Hockey Talkie, che sì. Ingrazio, di Mazzacatini e Marcello Bugarelli, che ogni lunedì e martedì in differita su MS Sport MS Channel, ci sono queste interviste che tu hai intervistato, infatti, Federico Ambrosio, però ieri gli avevo chiesto di non... visto che però a quella lui... domanda di Crudeli ha un po' eclissato, perché comunque effettivamente però sarà evidentemente l'arbitro delle prime tre classificate. Non vuol dire nulla, perché le sfidanti sono molto accattivanti, perché c'è da una parte di Follonica, c'è da parte di Valdagno, il Montebello, insomma, tranne magari che può esserci un Grosseto, un Sandrigo nella parte bassa, però sono partite intense. Abbiamo visto che nei quarti di finale di Coppa Italia, sì, partite molto equilibrate. Quindi attenzione, sì, ok, le prime tre posizioni, però abbiamo anche dietro, perché insomma, diciamo, c'è un Bassano che, diviso... che anche lui, come Trissino, ha voglia di cambiare l'andamento. Un campionato che si è diviso alla fine un po' in blocchi, e in ognuno di questi blocchi c'è grandissimo equilibrio, perché abbiamo parlato a lungo delle prime tre, ma poi dicevamo il Sarzana è a 42, il Follonica è quinto, tre punti dietro, e con quattro giornate che mancano alla fine, la vediamo qua la classifica, insomma, Follonica, Valdagno, Bassano, tutte possono avere ambizione addirittura di arrivare al quarto posto, che fino all'ultima giornata sembrava quasi blindato dal Sarzana, e indietro ancora di più, perché c'è un'interessantissima lotta per quel nono decimo posto che garantisce il preliminare di playoff, e quindi evitare un play out con Monza, Grosseto e Correggio, che sono lì che se la lottano. Quindi saranno ulteriori quattro giornate davvero spettacolari. Intanto qua è ripreso il secondo tempo tra Amatori Vasche Lodi e GDS Impianti, Forte dei Marmi, con
il Lodi avanti 2-1 dopo la prima frazione, che si ripresenta in pista con Grimaldi, Luzzi, Torner, Compagno e Mendez, dall'altra parte il forte con Gnata, Rubio, Burgaia, Ambrosio e Casas. In questo avvio di ripresa 5 li vedete in sovraimpressione, i falli di squadra del Lodi, uno solo per il forte dei Marmi, che potrà usufruire di questa punizione indiretta all'angolo vertice dell'area di Grimald, con Casas che scarica pallina su Federico Ambrosio, autore del gol dei rossoblù, che ha dimezzato lo svantaggio del forte. Ambrosio prova lui dalla distanza, la risposta di Grimald, poi Burgaia attaccato da Mendez in maniera regolare, secondo gli arbitri no, l'avevano per un attimo lasciato andare, poi è arrivato il fischio di Ferraro a combinare il sesto fallo di squadra della formazione di Pierluigi Bresciani, che tra i tanti ex naturalmente è l'ex di lusso, perché insomma fino alla stagione scorsa era sulla panchina del forte con scudetti e coppe messi in bacheca. E Stefano, c'è da sottolineare, intanto qua arriva un altro fischio contro il Lodi, il settimo per il tocco di Luzzi su Rubio. Ricordiamo anche, Stefano, visto che all'inizio di telecronaca avevamo parlato, abbiamo parlato del peccato, no? di disputare una grande partita del genere in un palazzetto come questo senza gli spettatori. Ricordiamo anche che questo Lodi forte è particolarmente significativo perché giusto 13 mesi fa, un anno fa, è stata la prima partita che venne sospesa purtroppo con grande stupore a quel tempo, perché comunque a quel tempo con non grande c'era ancora stupore. La sensibilità, perché dopo dopo una settimana eravamo praticamente coscienti di quello che stava avvenendo a pochissimi chilometri da qua. Esattamente, era proprio il Lodi forte, con il Lodi avanti di un punto in classifica sul forte, anche allora si sarebbe dovuto giocare il primo posto di una stagione che purtroppo, come tutti sapete, non si è mai conclusa. Compagno per Torner, Illuzzi dalla destra, Illuzzi dentro a cercare Mendez, arriva prima Rubio e allora il forte riparte in un 3 contro 2 con Casas da sinistra dietro per Burgaia, la conclusione respinta da Grimald, qua pronto sulla conclusione di Jordi Burgaia, imbeccato dal connazionale Marti Casas, sempre una scheggia, sempre un fattore in ogni partita, il numero 18 del forte. Qua Compagno per Torner, che prova di prima intenzione uno strano tracciante a mezza altezza che sicuramente non poteva sorprendere Gnata, forse voleva andare a trovare la deviazione di Mendez. Compagno attaccato da Ambrosio, scarico per Torner, Mendez a centro area, Torner gira dietro la porta del forte, poi mette dentro, ma ci sono tutte le maglie rosso-blu a chiudere l'iniziativa del 99 giallo-rosso. Poi Burgaia qua prova a fare tutto da solo, di fatto favorendo il rientro di Torner. Avvio di ripresa, mi pare un po' sulla falsariga del primo tempo, Stefano, con comprese imprecisioni, sì, da una parte e dall'altra. Sì, abbiamo visto anche un contropiede proprio come nel primo tempo, e con il contropiede in 2 contro 1 che poi è stato fallito proprio dal forte. Ora ovviamente, come vediamo, Radio Landi è sempre in superiorità numerica in attacco, gli manca la precisione, ma se la trova fa male. E ovviamente la presenza di Burgaia, diversamente come nel primo tempo che magari c'era Davide Montaran, dà ovviamente un altro timbro alla squadra. Lodi cerca in velocità di sistemarla e con precisione, sicuramente la squadra più precisa in campo è proprio il Lodi. Mendez cerca adesso il Luzzi dopo essersi liberato di Casas con un pizzico di fortuna anche nel controllo. Torner per Compagno, il Luzzi, ragionano i tre sulla metà pista, poi il servizio a sinistra per Compagno, cerca lo spazio in area, c'è il fallo di Casas che trattiene Compagno, secondo il signor Galoppi è il terzo fallo di squadra del forte in questo avvio di ripresa. Compagno dietro per il Luzzi,
carica il tiro il capitano, c'è la deviazione anche di Mendez e palla che scheggia il palo e termina a lato, pericoloso ancora una volta con la soluzione del tiro da fuori il Lodi. Mendez per Torner, di nuovo il Luzzi, ancora Eric Torner, prova con questo giro palla a stanare un po' la difesa del forte, cercare di aprirla. Torner si porta a spasso Rubio, poi cerca Mendez, pallina respinta, compagno non trova il tiro da pochi passi dentro l'area, riparte Ambrosio, la chiusura però di Mendez, prezioso ancora una volta anche in fase di ripiegamento. Sì, si muove tanto Mendez, ovviamente fa da sponda, ma questa è stata una pallina preziosissima, era bellissima. Qua si gira benissimo, poi il tiro in caduta gli esce troppo debole per impensierire Richignata, allora il forte può ripartire con Burgaia. Il Luzzi davanti a lui, poi Torner, scambiano l'uomo, il 9, il 99 del Lodi. Xavi Rubio dentro a cercare Ambrosio, palla che termina sopra la traversa di Grimaldi, riparte il Lodi, Mendez in verticale per Torner, compagno dall'altra parte che aspetta, Torner va da solo e buca Richignata per il 3-1 Lodi, il terzo tiro dalla distanza che fa centro. E sicuramente tra tutte le trame che ci aspettavamo questa forse era la meno prevedibile, sta di fatto che dopo il gol dell'ex di Elia Cinquini arriva anche il gol dell'ex di Eric Torner, che qua rivediamo che fissa il punteggio sul 3-1 qua, sicuramente poteva fare di più, no? Il portierone della nazionale su questa conclusione. Sì, perché la pallina si è infilata in mezzo ai due gambali, sono un piccolo errore di Ignata, il Lodi avanza sul 3-1, il forte sta subendo un po' la difesa del Lodi, molto aggressiva, molto attiva, continua questa grande prestanza fisica del Lodi. Il forte è iniziato meglio come nel primo tempo, ma evidentemente il Lodi a oggi ha un conto sospeso con Ignata, perché ha avuto tre tiri da tre distanze diverse, perché uno si è stato da 8 metri, l'altro da 20 e l'altro da 6, quindi insomma diciamo però che comunque la fatica di Lodi di entrare in area c'è. Però ha questo tiro dalla media distanza che ha fatto molto male in questa partita. Sta facendo la differenza fino a questo momento, Lodi che si è riportato a più 2, intanto il quarto fallo di squadra del forte, tenendo conto che Lodi è già a 7 dall'inizio del secondo tempo, praticamente è importante aver rimesso a 2 gol di distanza l'avversario. Qua compagno, altra sventola dalla lunga distanza, palla che termina non distantissima dai pali di Ignata, qua Burgaia dietro per Rubio, prova a reagire il forte con Xavi Rubio, arrivano in 3 addirittura a rapinare pallina sul 17 del forte, gli applausi di Bresciani per i suoi dalla panchina, Mendez dall'altra parte, lo scarico per Domenico Illuzzi, cerca una soluzione, poi ragiona con Torner, compagno Mendez, compagno aggressivo anche Casas qua su Jordi Mendez, Torner per compagno, il blocco di Luzzi, compagno cincischia un po' con la pallina, di fatto poi la regala a Marti Casas. Sì, ora Lodi non deve fare il ruolo da magari da... Qua altro errore però in uscita, scusa Stefano, sì. Del forte con Mendez che cerca lo spazio per andare in proprio, tira però da una posizione praticamente impossibile, tiene però vivo il possesso servendo Torner da questi a compagno, il movimento di Luzzi, compagno porta palla, il Luzzi capisce tutto per Rubio, allora la ripartenza adesso è rosso-blu, Rubio in verticale per Ambrosio, palla fortissima e poi Grimaldi per un attimo prima di Burgaia, l'intervento del portiere argentino, il Luzzi in mezzo a due, vorrebbe un tocco che non ravvisano gli arbitri, allora di nuovo forte, 3 contro 2, Casas, bravo compagno qua a metterci il fisico, adesso si fa un po' su e giù per la pista da una parte e dall'altra. Sì, forte che deve chiaramente attento, forzare, quindi Stefano, Lodi deve stare attento a non insomma, dopo vantaggio importante non deve sedersi sugli allori, deve continuare con questa azione di disturbo, trovare magari quel tiro a media distanza, magari anche l'idea di Mendez qua, gran palla di Luzzi per Mendez al volo e stavolta Ignata è stato
strepitoso, occhio però al forte, Ambrosio non controlla bene, allora riparte ancora il Lodi. Qua però anche la pallina di Torner per il Luzia, le vediamo, abbiamo visto tante volte queste imprecisioni. Qua adesso il forte, arriva Torner, gran chiusura, poi Grimalt su Casas e si perdono palline per la troppa frenesia, troppa fretta di cercare l'azione d'attacco. E qua c'è voluto il grande intervento di Grimalt, poco prima il super intervento di Ignata sulla volée di Jordi Mendez. Intanto qua va a commettere fallo il numero 8 del Lodi. Ecco, stiamo rivedendo il contropiede del forte, la chiusura solo per un attimo di Torner e poi la conclusione di Casas respinta da Vale Grimalt. Sì, sembra che quasi se il Lodi abbassa un attimo la guardia il forte è pronto a colpire. È sicuramente una delle caratteristiche della squadra di Orlandi è proprio la velocità di azione che ad oggi praticamente manca, perché manca la precisione. Però ogni azione è pericolosa e sta attento, Lodi deve sempre avere la stessa intensità. Mendez da sinistra, Agnata lo aspetta lì e respinge, ma rimani per Casas nel forte, Cinquini e Greco per il Luzzi e compagno nel Lodi, gara che naturalmente col passare dei minuti diventa anche comunque è molto intensa, resta molto intensa e dunque la fatica dei protagonisti comincia anche a farsi sentire quando mancano ancora 16 minuti e 23 alla fine, praticamente un'eternità. E Lodi avanti 3-1 in questa fondamentale gara. Qua Greco, la conclusione respinta di fatto da Burgaia, prima Dignata, poi Rubio, riparte per il forte, palla messa dentro, forse troppo alta, vorrebbero un fischio dalla panchina lodigiana, poi Bresciani va a fare un po' da paciere con i suoi, a tenerli un po' calmi con le proteste. Intanto palla resta a terra e lì a Cinquini. Però come ho visto in questo replay il forte è sempre in superiorità, dopo sbaglia poi il passaggio, comunque non è preciso, anche grazie al ritorno e l'intensità che dà il Lodi in difesa. Però deve stare attento Lodi, perché è un attimo che il forte trova questo contropiede, magari lo azzecca. No, soprattutto deve stare attento, è una caratteristica che un po' la squadra di Bresciani, devo dire, si porta dietro da inizio stagione, un po' anche per le caratteristiche dei giocatori che ha in pista, chiaramente che sono quasi tutti portati ad andare molto, quella di lasciare il contropiede agli avversari è una caratteristica che si porta dietro. Adesso è chiaro che in una partita così, avanti di due gol, devi limitarli assolutamente, devi cercare di non prendere contropiede, perché la situazione di punteggio è tutta a tuo vantaggio e quindi meglio difendere con una difesa più preparata che forzare e lasciare spazio ad una squadra tra l'altro letale come il Forte dei Marmi. Greco in possesso di sfera, Torner per Cinquini dalla destra, il movimento di Mendez che poi va in area, lottano Ambrosio e Cinquini, si riparte da Torner, da questi a Greco, si dimentica per un attimo la pallina, va in percussione Alberto Greco, poi cerca Mendez di prima intenzione, conclusione alta, era difficile da lì bucare Richignata. E allora possesso nuovamente per il Forte dei Marmi, decimo minuto in corso del secondo tempo, 3-1 Lodi. Qua la palla dentro di Rubio, il pattino di Greco, probabilmente così ha visto il signor Galoppi. Allora rigore Forte dei Marmi. Vediamo dal replay la palla dentro di Rubio, da questa angolazione forse possiamo vederlo meglio, palla dentro, mette il bastone davanti ma probabilmente il tocco è col pattino. Allora rigore per il Forte dei Marmi, Fede Ambrosio sul punto di battuta, 3 su 5 dal dischetto corto in questa stagione per il capocannoniere del campionato. Ambrosio contro Grimalt che si muove con leggerissimo anticipo e quindi naturalmente il tiro di rigore sarà da ripetere. Sì, in questo caso però ricordiamo che se la palla va in rete è gol. Certo, assolutamente, anche... tiro da ripetere perché la pallina sì, chiaramente non ha non ha bucato, diciamo, la rete. Allora rigore che si ripete, ancora Ambrosio contro Grimal, parte Ambrosio, stavolta Grimal respinge, poi però sul tapin Federico Ambrosio non perdona e dunque torna a meno uno il forte con il rigore in due tempi di Fede Ambrosio.
Sì, un tiro centrale e poi una bellissima parata di Grimaldi, che poi la pallina è rimasta lì. È stato un gioco da ragazzi per un bomber di razza come Federico Ambrosio trovare il gol del 3-2. E dunque a 15-15 dall'intervallo il Forte torna a meno 1. Greco per Torner e Lodi, che adesso dovrà tornare a cercare anche di macinare gioco per colpire. Ricordiamo, Lodi anche a 8 falli, dunque insomma un fattore da tenere più che in considerazione, perché al decimo, come sanno bene gli appassionati e i tifosi, arriva il decimo fallo. Quale proteste del Lodi per un tocco, credo, di pattino in area, altrettanto sulla conclusione di Cinquini, respinta. Ambrosio nel frattempo prova ad andare dall'altra parte, palla che termina alta. Sì, Stefano, ci poteva stare. Poteva starci, come qua c'è il tocco di Ambrosio su Greco ed è la seconda simulazione fischiata al Lodi nel primo tempo. Proteste veementi da ambo le parti, è blu invece è blu. Penso che sia stato fondamentale l'intervento di Galoppi. Di Galoppi, perché che adesso è andato a richiamare Bresciani per le proteste, perché avevo visto Ferraro indirizzato verso Greco e pensavo stesse, diciamo, indicando il numero 21. Ecco, rivediamo l'azione precedente, la conclusione di Cinquini, palla dentro. Il tocco però c'era, Stefano, ma so fino a che punto punibile. Comunque, seconda punizione di prima per il Lodi, blu a Federico Ambrosio. In più una munizione verbale a Bresciani, partita Lodi a Mattugini, il dirigente accompagnatore del, esatto, Forte dei Marmi. Per la panchina del Forte, punizione di prima di cui si incarica Checco Compagno, che come abbiamo ricordato nel primo tempo, insomma, non ha una media strepitosa in stagione, però l'andata proprio su punizione fece gol, anche se in due tempi ha richignata. Si invece Gnata è settimo nei tiri diretti con 61% di parate. Ricordiamo che Grimata è primo nei tiri diretti, con il miglior portiere, e anche stavolta c'era riuscito su Ambrosio, poi ha dovuto capitolare sul tapin del numero 5 rosso-blu. Compagno contro Gnata, vediamo che soluzione sceglierà il 77. Prende, va Compagno, Ganci contro Ganci e palla sotto la traversa. Golasso dal dischetto di, come d'incanto, Checco Compagno, che realizza la sua doppietta stasera, un gol pesantissimo, e torna a segnare su punizione di prima. Ti dico, Stefano, andando a memoria ma con una discreta certezza, che i tre con questi gol su punizione di prima realizzati da Compagno sono stati due col Forte e uno a Trissino, cioè non esattamente in partite banali. Il 77 riesce a trasformare dal dischetto, Lodi che torna a più due per la terza volta nel match, 4-2. Adesso c'è a terra, cioè, attualmente Compagno è uno dei migliori da palla ferma, perché comunque, ok, Luzzi su rigore è infallibile in questa stagione, però Compagno sta dimostrando una freddezza che ha 22 anni averne, assolutamente. E per questo anche è stato ingaggiato dal Reus in Spagna, proprio ricordo sempre, giusto per sottolineare, come magari noi tante volte che lo vediamo sempre lo diamo quasi per scontato, sì, come giocatore finito, in realtà ha compiuto da poco 22 anni e ricordo che quando ne aveva ancora 18 realizzò una tripletta su questa pista contro lo Sporting Lisbona, facendo tre gol su tiro diretto a un certo Girao, cioè cose che non è che fanno esattamente tutti i comuni mortali, soprattutto a quell'età. Torniamo alla partita con Cinquini, aggredito da Motaran, che nel frattempo è rientrato in pista dopo la trasformazione del tiro diretto di Compagno. Le proteste qua di Motaran, che si rimedia un'ammonizione. Sì, perché aveva il tiro diretto, perché era una conclusione diretta al gol, aveva bloccato con probabilmente la mano la pallina l'avversario, voleva il blu, si è beccato però il... l'ammonizione. No, magari non il blu, magari il tiro diretto. Il tiro diretto, esatto, l'ammonizione da parte del signor Galoppi. 22esimo gol in campionato per Checco Compagno, anche lui da un punto di vista realizzativo quest'anno sta
migliorandosi rispetto alle sue precedenti stagioni a Lodi, che già erano state ultra positive. Motaran per Xavi Rubio. Cinquini lo chiude molto bene, riparte allora Compagno, prova a prendersi lo spazio Mendez, poi Compagno però intelligentemente riparte perché il forte era già tutto schiacciato nella propria area. Compagno in verticale per Mendez, esce da il ruolo di Boa lì da perno in area. Compagno per Alberto Greco, cerca spazio Greco, poi aveva lo spazio per andare al tiro, ha preferito invece l'imbucata per Mendez, imprecisa dall'altra parte. Burgaia va a sbattere contro Checco Compagno, che in questa fase della gara è un po' dappertutto. Mendez attaccato da Motaran, si rinnova il duello. Ovviamente il forte ora è a caccia della pallina a tutto pista, ovviamente il Lodi deve veramente tenere un ritmo alto e preciso, e però lo sta facendo egregiamente. Assolutamente, qua grande palla di Greco, di Mendez per Greco che va giù, e qua il tocco di Gnata mi sembrava abbastanza evidente, lasciano giocare gli arbitri dall'altra parte. Maremani per Motaran, poi arriva Burgaia e Grimal col casco riesce a togliere una pallina che era indirizzata sotto la traversa, la giocata di Grimal, le proteste del Lodi che continuano anche in panchina. Mendez per Greco, Compagno, c'è libero Mendez d'altra parte, lo pesca Compagno, Mendez prova la sua classica conclusione da limite dell'area, palla che termina a lato. Adesso naturalmente si aprono gli spazi perché, come sottolineava giustamente Stefano, il forte va a cacciar palla un po' in ogni angolo. Alberto Orlandi nel frattempo vuole il time out e al primo stop della gara si andrà dunque alle panchine. Burgaia, Motaran con Casas e Ambrosio in piedi già pronti a rientrare. Naturalmente Lodi che cerca di approfittare di questo momento in cui le due bocche da fuoco del forte sono fuori, spazio per Cinquini, Cinquini dalla distanza, palla a lato, poi il forte che riparte ma con poca precisione, allora di nuovo Elia Cinquini a conquistare pallina per i padroni di casa, poi palla in verticale per Mendez. Burgaia su di lui, Mendez regala palla di fatto al connazionale che adesso si prende lo spazio, va una conclusione che termina altissima. Time out allora per il Forte dei Marmi, e rivediamo l'episodio prima, le proteste del Lodi per questo intervento di Greco e il tocco piuttosto evidente di Gnata sul pattino di Alberto Greco. Ci poteva stare qua il rigore. Sì, normalmente fosse anche un blu perché comunque è stato aggancio sul pattino. Questo quantomeno probabilmente il rigore. Era rigore, comunque tiro diretto. È un Lodi che sta dando una grande prova di prestanza fisica, di intensità, senza dubbio. Sta domando un forte che è sempre lì, è un cavallo imbizzarrito che cerca di improntare qualcosa e non ci riesce proprio perché il Lodi è lì all'anticipo, al contrasto o alla intensità. Sì. È sicuramente la carta vincente per ora è questa. Il forte si sta provando in tutte le maniere, forse un po' troppo singolarmente. Mancano, ovviamente adesso Casas rientra con Ambrosio, mancano quelle giocate come il gol di Ambrosio che possono sbloccare un forte che comunque fisicamente sembra tenere. Che è un elemento fondamentale perché insomma fra un mese il clou della stagione sta arrivando. Si può dire che Gnata un paio di gol probabilmente ce l'ha un po' sulla schiena o sulle spalle, però è anche colpa della difesa che non ha aiutato in diverse occasioni. Fuori Maremmani e Rubio, rientrano i pericoli numero uno per il Lodi in maglia rossoblu, quindi Marti Casas e Federico Ambrosio. Dall'altra parte rientrano i cervelli di Pierluigi Bresciani, mi riferisco a Domenico Illuzzi e Rick Turner al posto di Cinquini e Jordi Mendez. 11-21 alla fine, 4-2 il parziale per il Lodi in questa sfida, in questa super sfida che vale il primo posto in classifica. Illuzzi per Compagno dopo l'iniziativa non andata a buon fine di Casas. Compagno, ancora lui, ancora Checco Compagno, ancora da fuori, ancora la conclusione dalla distanza, tripletta di Checco Compagno, e questo gol che rischia di essere
ancora più pesante dei due precedenti. Rivediamo l'azione, Stefano, preso palla da sinistra, la finta, la conclusione, palo gol, nulla da fare stavolta per Gnata che qua colpe pochine. Un altro gran gol di Checco, che insomma, ripeto, 22 anni, sta facendo lui il man of the match per adesso. Un tiro sulla battutella di Pirlo, esatto, che quasi a girare, senza dubbio insomma questo compagno è veramente sta diventando un fuoriclasse, e questo ovviamente va tutto a favore della nazionale che dovrà improntare Alessandro Bertolucci nei prossimi mesi. Occhio che parte Greco con la sua percussione, la respinta di Ignata, gol davvero pesantissimo per Checco Compagno, tripletta in lodi forte. Il ragazzo, diciamo, sente il big match quando c'è la partita che conta, insomma, nonostante sia ancora comunque un giovanissimo, riesce sempre a tirar fuori prestazioni davvero di altissimo livello, e stasera per il momento si sta prendendo la palma assoluta dell'MVP. Motaranda alla distanza, qua proprio Compagno la sbuccia regalandola di fatto ad Ambrosio. Grimal chiude, pericolo forte che adesso, se prima andava a cacciar palla, se prima cercava di essere aggressivo, c'è da aspettarsi che lo sarà ancora di più naturalmente, perché i gol da recuperare adesso sono tre. Ambrosio, Casas, scambiano i due, poi palla a largo da Motaran, Burgaia, e diciamo, Stefano, altrettanto che se dall'Lodi, che veniva, come abbiamo detto inizio telecronaca, da un punto nelle ultime due partite, da una sconfitta brutta soprattutto perché in attesa nel derby di Monza, se ci si aspettava una reazione, diciamo che sicuramente la squadra dei bresciani l'ha più che mai data. Sì, sicuramente forse una delle migliori partite del Lodi, forse anche all'inizio stagione, tu mi ricordavi prima con una partita, mi sembra, con il Trissino. Il Trissino, qua, sì, sì. O con altre squadre, però questo è il Lodi che mi aspettavo. Attenzione adesso, Ambrosio lanciato però in contropiede, solitario, palla a lato, c'è stata la deviazione prima della conclusione, poi però Ambrosio pesca Marti Casas sul lato e di prima intenzione lo spagnolo fa secco stavolta Grimal, 5-3, allora forte che ritorna a meno 2 a 9 minuti e 8 secondi dal termine della gara, una vita nell'hockey. Qua rivediamo la parata di Grimal su Ambrosio, bravo poi a tenere la palla viva, conclusione di prima intenzione di Casas, stavolta nulla può il portierone argentino. Su questo tiro di prima intenzione di Casas, neanche uscito granché bene, ma quel che serve e quel che basta per superare Grimalt. 5-3 dunque, 31esimo gol in campionato di Marti Casas. Continuano a viaggiare a vele spiegatissime i due attaccanti del Forte. Qua il Luzzi sbaglia una palla regalandola al Forte, occhio a Burgaia che ha tutto lo spazio, poi però arriva Compagno proprio a smorzare la pallina, a metterla a lato. Vuole il time out Gigio Bresciani, perché qua subito sulla ripartenza palla regalata al Forte, poteva costare anche più cara, bravo Compagno nel ripiegamento difensivo. Sì, Lodi non può abbassare la guardia perché il Forte è lì pronto a sfruttare ogni errore, ne sta commettendo tanti il Forte, però è veramente micidiale il Forte. Ora con Motaran che in secondo tempo sta giocando di più rispetto al primo. Ambrosio prova l'alza e schiaccia, Grimal chiude bene il palo con l'aiuto di Compagno che poi allarga per Torner, rientrato Jordi Mendez nel Lodi al posto di Alberto Greco. Compagno, il Luzzi, la pressione altissima adesso del Forte, Mendez per il Luzzi, punta e salta Casas, poi allarga ancora per Mendez, raddoppiato, riesce a tenere la palla con le sue lunghe leve Jordi Mendez, il Luzzi per Compagno di prima intenzione dal lato, altra grande giocata del 77, stavolta reattivo Richignata a spostarsi da un palo all'altro per negare il poker al giocatore giallorosso. Timeout Lodi a 8:01 dal termine del match, mentre qui stiamo rivedendo la rete, la quarta rete di Compagno su punizione. Bellissimo, di prima un gancio contro gancio e poi sotto l'incrocio, è difficile, è molto difficile, eh sì, conclusione sembrava perfetta. Disquisizione noi da passare.
appassionati di hockey, Ferran Font dello Sporting, che fa questo gioco di stecca. È riuscito a non arrivare nemmeno troppo sotto al portiere. Che è uno dei problemi, perché anche Ambrosio, anche mi ricordo in nazionale qualche tiro diretto, che i portieri stranieri tendono sempre a uscire di più e quindi ti tolgono via la pallina alla stecca. Invece in questo caso ottimo compagno. Il Forte ci sta provando, ovviamente. Il Lodi deve mantenere la stessa qualità e quantità, perché il Forte lo vedo veramente imbizzarrito e può cambiare la partita quando vuole. Certo, questo Lodi è difficile giocare, perché insomma è quasi un polpo che con i suoi tentacoli riesce a manovrare. Diciamo che confermano tutto quello che abbiamo detto anche in sede di presentazione della partita. Non a caso insomma si sono divise gli ultimi sei scudetti queste due squadre, proprio perché si confermano, nonostante i cambiamenti in panchina, nonostante i cambiamenti tanti nei giocatori nel corso degli ultimi anni, comunque due squadre con la mentalità veramente già fatta e finita da grande squadra. E Lodi sta difendendo molto bene, sta cercando di essere sempre più padrone della partita. Dall'altra parte c'è una squadra che è sempre stata sotto nel punteggio e quasi sempre anche di due gol, ma che non ha mai mollato un centimetro ed è di fatto sempre in partita. Mancano 8 minuti, la gara è ancora lunghissima e soprattutto il Lodi ha 8 falli. Ricordo sempre insomma quanto può contare nell'economia di gare così la soluzione dei tiri diretti. Motaran recupera pallina su Mendez, riparte il capitano del Forte, va via in mezzo a due, non c'è il fallo nemmeno qui secondo gli arbitri. Mendez dalla parte opposta per Torner, che riparte da compagno. Lodi che qua non ha forzato in contropiede, i due spagnoli forse potevano anche provarci perché erano in due contro uno, hanno preferito ragionare un po' di più. Illuzzi, duello tra capitani con Motarana, la meglio quello rossoblu, che poi verticalizza per Ambrosio a cercare Burgaia, ancora Mendez che insomma fino adesso non ha trovato la porta, ma è stato importantissimo dietro per i suoi. Adesso qua avanza, c'è il tocco di Motaran, lasciano giocare anche in questo caso gli arbitri. Occhio alla velocità di Casas che pesca Burgaia, Grimal respinge, poi Burgaia frana contro la porta. Sì, questo era un po' più difficile rispetto a quello di prima di Ambrosio, ma sta continuando a spingere sull'acceleratore il Forte. Quando parte Casas mette una velocità impressionante nelle ripartenze, e se in superiorità numerica o no conta poco, perché riesce sempre comunque ad accelerare l'azione, a metterti l'uomo davanti alla porta. E chiaramente il Lodi deve stare attento, posto che si riesca insomma a contenere un giocatore di quel ritmo. Senza dubbio Casas è imprescindibile su questa squadra così alla portoghese, che è impostata così alla portoghese, con continui contrattacchi, ma tutta una superiorità continua in attacco. Ambrosio ha un po' perso però lo smalto in questa seconda parte della ripresa, deve un po' tirare fuori anche lui i denti, comunque le unghie, per uscire da questo torpore dopo il 5-3 firmato da compagno. Torner al largo per compagno, gli passa dietro Illuzzi che poi cerca Mendez in area, c'è l'intervento però di Ambrosio, stavolta lui prezioso in fase difensiva. Arriva il fischio di Ferraro con pallina che viene posizionata al vertice dell'area, parte sinistra, Torner che toccherà presumibilmente per compagno. Barriera forte composta da Casas e Burgaia, fa rispettare la distanza il signor Ferraro. Il compagno può ripartire da capitani Luzzi a 6:40 dal termine del match, va via benissimo ancora compagno su Casas, poi larga per Illuzzi, grande palla, la conclusione di Illuzzi però esce un po' troppo centrale, la respinge Gnata, allora riparte tanto per cambiare Marti Casas, addosso però a Torner, bravo qui a chiudere. Adesso lo spazio è per il Lodi, Mendez per Torner che ha qualche difficoltà a controllare la pallina, la recupera però Mendez, poi però altro regalo al Forte. Casas, Burgaia, più in partita il numero 7 del Forte rispetto al primo tempo, cerca di combinare con Ambrosio in mezzo a due, la pallina finisce a Illuzzi, allora il Lodi può respirare un attimo. In verticale però Illuzzi cerca subito Jordi Mendez, dietro da Torner, gestisce palla adesso il Lodi.
compagno. Arriva il Luzzi, poi cerca subito quasi no look il passaggio per Mendez, qua un po' troppo precipitoso il capitano. Dall'altra parte Motaran chiama il taglio di Burgaia che non arriva, riparte allora da Casas. Motaran, Mendez fisso su Motaran in prima istanza, diciamo, di azione del forte, evidentemente per sfruttare il suo fisico davanti al possibile tiro del capitano rossoblu. Burgaia, palla dentro, la respinge Grimald e poi arriva ancora Checco compagno a pulire l'area giallorossa. Illuzzi. Sì, in panchina intanto, Stefano, vediamo due personalità diverse, perché sì, Gigio è proprio dentro la partita, è quasi un vigile ad ogni azione o ad ogni salvataggio, mentre più riflessivo Orlandi. È un po' quello che abbiamo visto nella loro carriera. Esatto, esatto, assolutamente. Qua Casas va a recuperare una buona palla, poi arriva ancora Mendez a lottare, solo per un momento il Lodi la riconquista. Allora Ambrosio dall'altra parte, Ambrosio cerca dentro Burgaia, pallina che finisce però sul bastone di Domenico Illuzzi, che prova a ragionare. Inizia a esserci anche un po' di stanchezza adesso, comprensibilmente, da una parte e dall'altra, quindi gli errori che abbiamo visto sin qui potrebbero anche moltiplicarsi adesso in questo finale di gara. 4-18 al 50esimo, quando Torner porta sull'ennesima pallina, braccato da Motaran. Ambrosio, occhio, 2 contro 1 forte Ambrosio per Motaran, Grimalte e poi ancora Ambrosio, tapina al volo. E forte che torna a meno uno, tripletta anche per Fede Ambrosio. L'ho chiamato. 4-0-5. Mi ha ascoltato, ha tirato fuori le unghie perché è stata una flipperata in area con il tiro al volo la di Motaran. La conclusione di Motaran, la respinta di Grimale, poi il tapin di Ambrosio che anticipa Turner. Ecco, questo gol riapre completamente la partita, ma con 4:05 Lodi ha 8 falli, 5 per il forte. Come detto, il Lodi non deve abbassare la guardia, perché è un attimo che qualcheduno dei tanti attaccanti del forte può colpire. Non sta facendo male Lodi, però vedete la mole di gioco, sì, costruito da una parte e dall'altra, crea queste occasioni magari non precisissime del forte, ma decisive. Assolutamente, diciamo che sugli ultimi due gol di Casas e Ambrosio il forte ha attaccato con veemenza, ha avuto anche un pizzico di fortuna qua sulla respinta, però Lodi, forse come era stato il forte nel primo tempo, un po' passivo qui sulla seconda palla. Due gol di fatto, uno su una prima respinta di Grimal con Ambrosio che poi ha messo palla in mezzo per casa, se qui il gol di Ambrosio direttamente sulla respinta di Grimal, Lodi che deve essere se ne ha e sembra che comunque ancora ne abbia, ancora più aggressivo in fase difensiva, perché dall'altra parte alla prima ti puniscono, abbiamo già visto tante volte anche stasera. Compagno per Turner, 3:53 alla fine. Lodi che dovrà essere forte anche di testa adesso in questo finale di partita, perché comunque, come ricordavo, la testa fa tanto, e il Lodi viene comunque da un pareggio in casa con la Follonica all'ultimo secondo. Occhio qua Burgaia che ha la palla del pareggio sull'assist di Ambrosio. Seguiamo però dall'altra parte Mendez per Compagno. Compagno, Gnata salva tutto. Allora forte vicinissimo al pareggio, Lodi vicinissimo al 6-4 e ultimi minuti davvero di fuoco. Quanto mai di questo big match interessante, quanto mai interessanti e davvero decisivi, anche non soltanto per la partita ma per la classifica di questa regular season. Casas, scarico per Burgaia, fuori da Ciavirubio, rientrato al posto di Motarani. Luzzi prima di Ambrosio, poi Compagno, 2:55 da giocare. Compagno parte, va via ad Ambrosio, va via anche a Burgaia, allarga per Illuzzi, Illuzzi ha spazio, Illuzzi però la mette alta, la mette alta qua il capitano. E dunque abbiamo visto subito due grandissime occasioni, Burgaia da una parte e Compagno dall'altra, che potevano cambiare ancora il punteggio di questo match. Sì, è un Lodi che comunque non ha perso l'intensità e che deve stare attenta a ogni disimpegno, sì, ogni con una grande disattenzione. Esatto, deve stare molto attenta, è forte veramente a, come ho detto sempre dal primo minuto, a queste bocche di fuoco da tutte le parti. Burgaia però ha fallito due occasioni, una in contropiede e una qua ravvicinata. Sì.
che comunque Grimalt ha fatto due grandi parate e senza dubbio uno dei migliori in campo Grimalt, insieme a compagno, assolutamente, per il forte Casas e Ambrosio. Soprattutto Casas ha dato quella spinta in più, soprattutto in questi ultimi 10 minuti, che è rimasto sempre in pista un altro tipo di forte rispetto a quello che abbiamo visto senza di lui. Assolutamente, d'altronde un giocatore troppo decisivo per l'economia della squadra di Orlandi. 2:45 da giocare, 5-4 Lodi, il primo posto si decide in questi ultimi secondi di gara. Qua va giù il Luzzi, in qualche modo riesce a tenere pallina, poi la recupera il forte con Burgaia per Casas, palla dentro Grimalt e poi palla che resta lì, c'era Falco Ambrosio ancora pronto a avventarsi sulla pallina. Qua il Lodi gioca lungo da Jordi Mendez, attaccato da Burgaia, tiene pallina per Torner, verticale per Mendez, la palla straordinaria, Mendez prima la mette fuori, poi Supergnata si allunga sulla conclusione dell'attaccante spagnolo. Che palla di Torner per Mendez. Ambrosio qua dalla distanza prova il diagonale, palla fuori, vediamo, stiamo rivedendo la palla qua, palla di Torner per Mendez, bravo a liberarsi, la prima conclusione sulla seconda Gnata, bravissimo a distendersi per chiudere lo specchio della porta. Qui ci voleva un po' di killer instinct di Jordi, che ci ha già abituato in questo super campionato che sta facendo. Ovviamente Gnata in questo caso ha messo la pezza sugli ultimi 2 minuti, ma sono veramente incredibili. Ancora Mendez, va via benissimo a Rubio, Mendez e ancora Gnata a respingere, pallina poi conquistata dal forte, 1:50 sul cronometro. Burgaia, pallina lata, lottano Casas e Torner, va giù Casas, non c'è niente per gli arbitri, riparte Rick Torner, 2 contro 1, Lodi possibile adesso, Torner non cerca Mendez ma tiene pallina e poi riparte da compagno, fa trascorrere anche un po' i secondi, adesso il Lodi gioca col cronometro. Torner, la conclusione poi dalla lunghissima distanza, bravo Mendez a tener vivo il possesso per i giallorossi, pallina che arriva fino dalle parti di Grimalt, ce l'ha il Luzzi, 1:13, quindi 70 secondi adesso alla fine, occhio però Rubio, il miracolo di Grimalt, Lodi scellerato nella gestione qua palla, perché è riuscito a regalare pallina in decisione Mendez, Torner, Rubio solissimo e miracolo di Grimalt, che rischia di diventare un intervento di una importanza clamorosa per la partita. Questa è una grandissima occasione per il forte, 1 contro 1, grande prata di Grimalt, il forte ci sta provando ovviamente da tutto per tutto in questi ultimi 60 secondi. Rubio dalla destra, il diagonale, palla a lato, ce l'ha Torner, siamo entrati nell'ultimo minuto, poi Torner scivola, mette la mano a terra, non si può, e allora riparte il forte Casas, Rubio, Mendez arriva prima di Ambrosio, lottano i due attaccanti, bravo Mendez a recuperare, 2 contro 1, compagno per Mendez, ancora Gnata, la terza volta che Gnata tiene vive le speranze dei suoi, 38 secondi, Ambrosio dalla tre quarti trova l'angolino, il gol del 5-5 a 36 secondi dalla fine. Un grande gol di forza, di volontà, qui vediamo il replay, ancora in superiorità il forte, ancora in superiorità, con il tiro da 10 metri silura Grimalt, il poker di Federico Ambrosio. Insomma, in questo caso Ambrosio mi ha smentito su tutta la linea, 4 gol per lui, è sicuramente il giocatore più decisivo degli ultimi 3 minuti, è lui, e quindi pareggio clamoroso, perché... 32 secondi dalla fine, qua arriva il fallo subito di Casas su Torner, è davvero il Lodi che sta rischiando di gettare alle ortiche un'altra vittoria, un po' come è successo 2 turni fa contro il Follonica qui al Pala Castellotti. Allora Fubanini a 20 secondi a gelare il Lodi, Torner regala palla però a Casas, che non è mai una grande idea, poi Casas mette mano a terra, si scontrano i due sotto gli occhi di Galoppi che predica calma. Naturalmente pensa, adesso pensa gli se c'era pubblico sono... qua, sarebbe venuto fuori negli ultimi 2 minuti. C'è Bresciani che si dispera in panchina, mani nei capelli per il tecnico del Lodi, 20 secondi alla fine, Torner cerca subito questa palla su ma non trova Mendez bensì Rubio,
che riparte, Compagno gliela recupera, 12 secondi, vediamo se c'è ancora un'ultima possibilità. Compagno mette dentro due volte, Ignata poi respinge, 5 secondi alla fine, occhio che c'è Rubio da solo, lo pescano quelli del forte Rubio, il Luzzi chiude e poi suona la sirena, finisce qui il big match che sicuramente in quanto a emozioni non ha lesinato. 5 a 5 tra Lodi e Forte, il Forte con un guizzo di Federico Ambrosio a 36 secondi dalla sirena finale mantiene un primo posto che di fatto aveva perso praticamente per tutta la sera, dove è stato sotto per ben 4 volte di due reti e addirittura a un certo punto sotto 5 a 2. La partita sembrava nelle mani del Lodi, ma il Forte ha tirato fuori carattere e qualcosina di più ed è riuscito ad acciuffare questo pareggio con il grande ex, il capocannoniere del campionato Federico Ambrosio, che ha firmato proprio a 36 secondi il gol del 5 a 5. Lodi che dunque allunga la sua serie di non vittorie in classifica, sale a 48. Qua rivediamo tutti i gol della serata, questo è il vantaggio di Compagno nel corso del primo tempo per il Lodi, con la conclusione da circa 8 metri che non ha lasciato scampo a Ignata. Qua il raddoppio invece di Elia Cinquini con la conclusione da addirittura la propria metà pista, con qua il portiere nazionale che sicuramente qualcosa di più poteva fare. Poi la giocata di Ambrosio, praticamente partito dalla propria area di rigore, vedete il gran numero di Ambrosio che salta a secco Tornere, poi in fila Grimalt, 2-1 con cui si è chiuso il primo tempo, nel quale il Lodi ha fallito anche una punizione di prima con Torner. Nella ripresa proprio Torner trova il gol del 3-1 con questa conclusione dal limite che beffa ancora Ignata, ma Forte che si riporta subito sotto di uno con il rigore trasformato dal solito Ambrosio in due tempi. E intanto però siamo qui con Zamperin, con Marti Casas. Siamo qui con Manasas, giocatore catalano del GDS Impianti Forte di Marmi. Raggiunta la fine, lo scadere della partita, una partita straordinaria per chi ha visto questa gara in TV. Sì, la verità è che un po' la nostra fino alla fine eravamo consapevoli che si arrivava alla fine con il risultato così, abbiamo la forza in attacco per fare la differenza, no? E oggi fare i complimenti soprattutto a Fede, che ha fatto una partita spettacolare. Quando gioca bene si deve anche parlare, no? Penso che la squadra oggi non abbiamo fatto una partita, devo essere onesto, non abbiamo fatto una partita molto brillante, però anche a volte quando non si gioca bene bisogna tirare fuori qualcosa, no? E siamo riusciti con questo pareggio che secondo me l'abbiamo meritato, no? Alla fine ma che hanno permesso alla Lodi di fare la propria partita e di andare avanti per due gol per praticamente l'80% della partita, e poi però avete tirato fuori quell'aggressività che vi ha sempre contraddistinto anche nella partita contro il Trissino nei quarti di Coppa Italia. Sì, la verità è che secondo me è anche merito di Lodi, hanno fatto una difesa molto aggressiva, noi all'inizio abbiamo fatto un po' di fatica, no? a trovare gli spazi, a trovare un po' il nostro equilibrio, e loro veramente sono partiti molto forti e si è visto il risultato, no? Però è una cosa positiva che non siamo andati, non abbiamo dato la schiena mai alla partita e siamo stati lì. Ora bisogna migliorare tutti gli errori che abbiamo fatto, perché secondo me è quello che ti ho detto, non abbiamo giocato una grande partita, però tiriamo fuori il risultato, no? Siamo sempre primi, ora pensare alla prossima partita perché è lungo ancora il campionato. In prima posizione avete confermato, però avete due scontri diretti non indifferenti, insomma, dovete tenere sempre alta la vostra intensità. E questo campionato è molto particolare, no? Con i palazzetti vuoti, peccato, perché mi ricordo l'ultima partita che siamo venuti qua, è un palazzetto pieno così, peccato giocare queste partite senza il pubblico che ci manca tanto, penso a tutti. E niente, ora non ci sono scontri diretti, non ci sono, questo campionato l'ha dimostrato il Monza, noi contro il Montevelo, quest'anno senza pubblico è tutto più igualato e bisogna pensare ogni partita, perché si vede lottare tanto questo campionato per portarlo avanti. Grazie, grazie Marti Casas e buon proseguimento. Grazie mille a voi. E allora queste erano... Non rimasto da solo, caro...
Blanchetti, Lodi probabilmente non vuole parlare. Ti ringrazio per questa bellissima serata qui a Lodi. Lascio a te la parola in regia. E allora la riprendo da quassù. Grazie Stefano, grazie a te per la collaborazione. Mentre stanno ancora andando in sovraimpressione i gol del secondo tempo, quelli di Compagno e poi ci saranno quelli di Ambrosio e Casas. Dunque finisce 5-5 il big match tra Lodi e Forte dei Marmi, Forte che mantiene dunque proprio con il guizzo di Ambrosio nel finale il primo posto in classifica, salendo a 50 punti. Lodi adesso a pari con il Trissino a 48 in seconda posizione, 4 giornate ancora dal termine della regular season, la prossima il Forte riceverà in casa il Breganze, mentre il Lodi sarà di scena sabato a Scandiano. Il posticipo, come ha ricordato anche durante la telecronaca Stefano Zamperin, sarà mercoledì prossimo il derby dell'Agno tra Trissino e Valdagno. Da parte mia è tutto per questa sera. Ringrazio naturalmente Stefano Zamperin per avermi fatto compagnia qua in cronaca, ringrazio Marcello Bulgarelli per l'impeccabile regia. Mentre vedete in sovraimpressione la classifica, da parte mia vi ringrazio, vi saluto e ci risentiamo per i prossimi grandi appuntamenti qua su M Sport Channel dell'Hockey su Pista. All right.